Ciao amici, qui è Luna. Sono tornata a raccontarvi un'altra storia. Questa è la mia scuola. Attenzione, carico esplosivo in arrivo. Scherzo, sono solo io. Wow, vi mostro un altro giorno della mia vita. Questa è la mia occasione. Devo essere assolutamente perfetto. Non devo sbagliare. Wow. Luna, mi dispiace. La mia borsa. Perché stiamo urlando? Devo risolvere questo dramma. Dammi un secondo. Questo lo appiccico qui, un piccolo taglio lì. Ed ecco pronta una nuova borsa. Spero ti piaccia. Wow, è fantastica. Ragazzi, dovete vederla. È la borsa più carina di sempre. Salutiamo Brian. Ora è meglio che vada a lezione. Ci vediamo, Brian. No, aspetta. Luna. Altro giorno, sempre la stessa storia. Ma qualcuno deve pur lavorare. Non so neanche se questa cassa funzioni. Cos'è questo rumore? Questo gioco è divertentissimo. Benvenuto nel mio negozio di giocattoli. Da pure un'occhiata. Ma questa non è la stanza dei giochi? Wow, guarda! Ci sono così tanti giocattoli! È come un sogno! Da dove inizio? Shopping sfrenato! Woohoo! Intanto prendo questo e questo. Credo sia abbastanza. Le preparo il conto. Ha gusti molto sofisticati. Questo suono non mi piace. Per un totale di $1,000,000. Tutto sommato è un affare. Sono proprio un sacco di zeri. Forse devo abbassare i prezzi. Non c'è problema. Ecco. Che ne dice? Può andar bene? Oh, così va meglio. È una spesa che posso permettermi. Posso pagare con carta? Cosa? No. Solo contanti. Vede, c'è anche il disegno. Nessun problema. Userò il bancomat. Non guardarmi il PIN, è un segreto. Un attimo, non ci vorrà molto. Mi servirà anche qualche moneta. Dovrebbe andare. Quei giocattoli saranno miei. Ecco a lei. Wow, davvero impressionante. Come ha fatto? Ora glielo dico, venga qui. Ciò che serve è il cartoncino. Primo si disegnano le fessure e poi si ritagliano. Dopodiché prendiamo un piccolo quadrato di cartone. Realizzeremo delle scanalature. In questo modo. Applichiamo la colla alle estremità, non troppa, e lo incolleremo sulle fessure. Nel frattempo possiamo realizzare il bancomat personalizzato. Coloro un pezzo di schiuma bianca. Devo assicurarmi che sia adatto. Deve passare attraverso questa fessura. Sembra andar bene. Ottimo. Ora capovolgo il cartone. Adesso ci servirà un altro quadratino di cartone che attaccheremo al bordo delle fessure. Ripetiamo il processo per ogni fessura, incollandoli bene. Ora prendiamo un cartoncino grande, lo arrotoliamo lasciando una piccola sezione alla fine. Qui metteremo della colla e faremo lo stesso su questo lato. Sigilliamo il tubo, premendolo delicatamente. Quindi lo incolliamo al cartone. Posizioniamo un altro quadrato qui e creiamo la scatola. Incolliamo un grosso pezzo di cartone su un lato e sollevo il tutto. Il prossimo pezzo sarà il retro. Lo terremo in posizione con la solita colla. Mettiamo all'interno un pezzo di cartone in diagonale e finalmente aggiungiamo l'ultima parete. Arrotolo le banconote e le inserisco nelle fessure. Le monete vanno nel tubo. Quando la scheda viene inserita, spinge il denaro all'esterno. In questo modo. Adesso basta colorarlo. Niente male, eh? Con questo, tutti i miei soldi sono sempre al sicuro. Voglio provarlo. Tu intanto prendi il mio posto. Mentre io prendo questo. Ci vediamo. Cosa? Ehi! Ah, è così. Bene, nessuna pietà. È il meglio che sai fare? Allora prendi questo. Oh no, non ci credo. All'attacco. Non puoi sfuggirmi. Ah, smettila. Ho finito l'acqua. Dove sta andando? C'è solo una cosa da fare. In guardia. Non sai quanto mi sono allenato. Guarda queste mosse. Iniziamo. Non mi batterai mai. Ah. Ecco che arriva. Cavolo. C'è mancato poco. Mi serve uno scudo. Non hai scampo? Ora ti faccio vedere. Oh no, il vaso! Che cosa hai fatto? È stato un incidente. La mamma si arrabbierà moltissimo.
Come ne usciamo? Aspetta, ho un'idea. Primo, mi serve una striscia di cartone, poi una spugna. Ho immerso la spugna nell'acqua e la tampono sul cartone. Voglio che sia ben bagnato, così può andar bene. Ora posso staccare lo strato superiore. Poi prendo una lattina di alluminio, la metto sul cartone, lo arrotolo e ora posso dipingerlo. Lo farò molto più bello. Ci legherò intorno dello spago. Ecco un bel vaso luminoso e colorato. Wow, ma è incredibile! Ora finiamo la battaglia. Torna qui! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Che noia questa lezione! Mi si chiudono gli occhi. Come fa Tina ad addormentarsi così? Ehi, Lexi! Che c'è? Credo che dovremmo divertirci con Tina! Stai dicendo quello che penso? Ah sì? Ci sto, facciamolo! Shh, non svegliarla! Qui, ecco il punto! Ok, sono pronta! Possiamo usare questo! Esatto! Mettiamo la bottiglia sul quaderno! Hai la fascia! Ok, ci siamo! Sarà bellissimo! Non vedo l'ora! Sta per succedere! Ecco qua! Cosa è successo? Sono fradicia! Oddio, troppo divertente! Siete state voi! Che disastro! Il compito peggiore che abbia mai visto! Cioè, nemmeno il nome ha scritto bene! Questo è un 4! Come si fa a sbagliare così tanto? Andiamo avanti, peggio mi sento! Oh, aspetta, questo va bene! Sono sorpresa, un 10 pieno! Wow! Ci sta volendo una vita! E ancora manca un sacco! Ho bisogno di una pausa, ci sarà un modo più facile! Aspetta, credo di sapere cosa fare! Mi serve un anello come questo! Applico la colla sulla superficie! Poi ci attacco un pezzetto di gomma piuma! Poi disegno il voto 4 con la pistola! Faccio con calma, non voglio che nessuno valuti le mie capacità artistiche! Sembra ok! Faccio un altro cerchio, stavolta col voto 10, così sarò più veloce! Mi metto gli anelli! E ora diamo i voti! Premo l'anello sul foglio! Wow, ha funzionato, sì! È molto più facile! Ed è un modo per tenere a bada lo stress! E ora il prossimo compito! Aspetta, ho già finito! I miei gioielli preferiti! E ora posso rilassarmi! Finalmente è andata via! Dai, veloce! Ma cos'è? Che strano questo anello! Liam, guarda! Cos'è? Ho trovato un anello! Carino! Guarda, ce n'è un altro! Mi sta perfetto! David, guarda! Wow, che bello! Aspetta, voglio provare a fare una cosa! Non ti muovere! Ah, e perché? E dai, mica è giusto! Ora sei nei guai! Fatti sotto! Ma che... Ragazzi, smettetela! È il meglio che sai fare! Smettetela! Che credete di fare? Ha iniziato lui! Che ridere che fai! Anche tu! C'è poco da ridere! Datemi gli anelli! Forza, datemeli! E ora via di qui! Facevano ridere, in realtà! Qualche altro adesivo e il quaderno sarà pronto! Gli unicorni non bastano mai! Wow, ha un aspetto magico! Meglio andare in classe! Non vorrei arrivare in ritardo! Non vedo l'ora di far vedere il quaderno a tutti! Saranno tutti invidiosi! Lo metto qui! Cosa? E quale sarebbe l'idea geniale? Hai copiato il mio quaderno? Ma di che parli? Aspetta un secondo! Oh! Me ne vado! È andata via! Che imbarazzo! Non ci credo, stesso stile! Aspetta, so come sistemare! Mi serve solo questa penna! Inizio disegnando un cuore su questo post-it! Poi inizio a colorarlo! Questo rosso è perfetto! Aggiungo qualche sfumatura per farlo risaltare e poi lo taglio! E ora lo attacco sulla carta forno e lo copro con lo scotch! Lo appiano perché non voglio ci siano pieghe e ora posso tagliarlo! Taglio leggermente in più in fuori del cuore! Ho fatto altri disegni e ora posso ridecorare il quaderno. Inizio con la fragola. Tolgo la carta forno e lo attacco al quaderno. Molto meglio. Come mi piace. Altro che unicorni.
Ciao Nomi, come va? Bene! Wow, che belli sticker! Sono strepitosi, non è vero? Li ho fatti io! Guarda, Lexi ha gli stessi! Oddio, che strano! Questa cosa deve finire adesso! Può esserci un solo quaderno con gli sticker! Decide Naomi! Cosa? Nah! Beh... Scherzetto! Sì, è stato, divertente! Andiamo in classe! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Pow, pow, pow! Guarda che orologio, Julie! È davvero bello! Sì, lo so, è davvero speciale! Vorrei avere un orologio così! Oh, ci sono! Ho una grande idea! E ho bisogno di quella carta! Sarà fantastico! Ricavo un rombo dal foglio, poi piego gli angoli. Ora devo tagliarli. Non ne ho bisogno, prendo il bordo inferiore e lo piego. Voglio creare una piega, poi farò lo stesso con il bordo superiore, li unisco qui nel mezzo e piego di nuovo. Voglio portare i bordi all'interno, deve rimanere una striscia sottile. Ora piego in due un pezzo di carta blu e lo piego in un quadratino. Ora con un paio di forbici taglio gli angoli. Voglio solo arrotondarli, quindi non taglio più di tanto. Solo una piccola parte, dovrebbe bastare. Ora devo decorare. Voglio che sia super carino. Disegnerò una faccina felice. Un bell'occhiolino, perché no? Ora lo coloro, avrò bisogno di un display per l'orologio. Lo attacco sotto la faccina, ora prendo la striscia arancione, ci attacco la faccina sopra. Ed ecco qua, il mio nuovo orologio. Wow, è così alla moda! Non vedo l'ora di sfoggiarlo. Cosa? Wow, bello! Guarda ancora. Julie, hai sbagliato orario. Oh, che imbarazzo! Il mio cinturino è un po' stretto. Meglio che lo allenti. Ops, ho esagerato. Il mio orologio si è rotto. Cos'è tutto questo baccano? Era un regalo di Molly. Voglio che lo abbia tu. Wow, davvero, che dolce! Mua. Come faccio adesso? Non piangere! Non piangere! Non posso vederlo così! Devo fare qualcosa! Ah, ho trovato! Eh? Nella mia testa andava meglio! Ti senti bene? Le pubblicità dello shampoo lo fanno sembrare così felice! Tutto sotto controllo! Fidati di me! Togliamo l'elastico! Proprio così! È esattamente ciò di cui ho bisogno! Ora prendo l'orologio di Leo, lo posiziono su una delle estremità e poi prendo ago e filo. Unisco la cassa con l'elastico, cucendo dei punti belli stretti. Non vogliamo altri incidenti, è ottimo come cinturino per orologi. Spero che gli piaccia. Ecco a te, Leo. Cosa c'è, Julie? Wow, hai riparato il mio orologio. Oh, per così poco. È incredibile. Dammi un secondo, ho qualcosa per te. È il mio modo di ringraziarti. Wow, dici davvero? È bellissimo! Ed è tutto mio! Grazie mille! Figurati, come mi stanno i capelli! È un lavoro duro essere così belle! Non sono in ritardo, meno male! Aspetta, che cos'è tutta questa roba? Di sicuro non è mia! Julie? Non toccare! Accidenti, a volte sei davvero spaventosa! Ora dove ero rimasta? Oh sì, mi stavo facendo bella! Questo accade ogni giorno. È ridicolo. Ups, mi è caduto lo specchio. Meglio che lo raccolga. Eh? Aspetta. Le cose si sono appena fatte interessanti. Dov'è la mia spazzola? Ah, eccola. Oh oh, questo non va bene. È bloccata? Non riesco a tirarla fuori. Che sta succedendo? Forse posso aiutarti. Con queste. Col cavolo. Ehi, torna qui. Ah, così impara. Via tutta questa roba. È stato facile. Questa la teniamo, non si sa mai. Oh, è meglio che prenda il libro. La lezione sta per iniziare. No, papà, voglio un pony. Oh, il mio stupido telefono non funziona. Ehi, attenzione, guarda cosa hai fatto. Mi dispiace tanto, ci penso io. È stato un incidente. Sbrigati. Hai un sacco di roba, ma posso aiutarti. Aspetta lì. Cosa stai facendo? Ti piacerà. La mia penna 3D salverà la situazione. Inizio disegnando un motivo sulla custodia. Ora aggiungo le linee verticali, riempiendo tutta la superficie. Deve essere perfetta. Devo creare una griglia più piccola. Grande, circa la metà della prima. Ora devo unirle.
Lo farò dai lati. Unisco tre bordi su quattro, lasciando la parte superiore così com'è. Ho finito, guarda. Ci puoi mettere tutti i soldi. Oh, quasi dimenticavo. Anche la carta di credito. Così. Che ne dici? Wow, è davvero ingegnoso. Grazie, Leo. Felice di aiutarti. C'è qualcosa che non va? Il mio telefono non funziona. Prendi questo, tanto non lo uso. Non è possibile. Te lo sei guadagnato. Stacci attento, però. È un po' scivoloso. So cosa fare. Dammi i pantaloni. Come hai fatto? Guarda qui. Dovrò apportare alcune modifiche. Ne ricaverò un quadrato leggermente più grande di una custodia. Ce la poso sopra e faccio un foro nel punto in cui si trova la telecamera. È stato facile. Ora posso mettermi al lavoro. Metto la stoffa sopra la custodia, assicurandomi che i fori siano allineati. Ora incollo il tutto in posizione, non voglio pieghe. Bene, sono soddisfatta. Ora mi servirà altra colla. Traccio un piccolo quadrato sul fondo, così dovrebbe andare. Ci appoggio sopra un altro pezzo di stoffa e premo bene per fissarlo. Guarda che custodia alla moda. Ecco a te. Oh wow, è fantastica! Il mio telefono sarà al sicuro ed elegante, ma abbiamo ancora un problema. Ci ho già pensato. Tieni, nascondi le vergogne. Stava iniziando a fare freddo laggiù. Oh, molto meglio. Mettiamo il telefono in tasca. Com'è successo? Aspetta, ma... E questa? Oh, devo proprio rispondere. Pronto, signor presidente, mi sente? Ah, è così imbarazzante. Però mi ha fatto questa. Ne vale assolutamente la pena. Muoviti, baby, muoviti! Ballare rende le pulizie molto più divertenti. Guarda un po'. Me ne libererò presto. Tutto deve essere immacolato. Non voglio vedere nemmeno un granello di polvere. È meglio pulire anche lì. Cos'è questo rumore terribile? Oh, stai cantando di nuovo. Ho un messaggio! Cosa? Ho aspettato così tanto! Ma non posso uscire in questo stato! Maggiordomo? Sono stato convocato! Prendi i vestiti, signora! Abbiamo un abito per ogni occasione! Ora vediamo! Forse uno scintillante? No! Questo è quello giusto! Bello, rimarrà bocca aperta! Sul serio? Chic! Sembro un sacco della spazzatura incrostato di diamanti! È difficile! Aspetta, so cosa fare! Perché mi preoccupo? Perché ci vuole così tanto? Oh! Credo che questo le piacerà. L'ho fatto io stesso. È bellissimo, voglio provarlo! Wow, ho un aspetto fantastico! Come sempre, signora. Ma ora è arrivato il momento di una nuova acconciatura elegante. Lasci fare a me. Faccio i capelli a mia madre. Penso che dovremmo optare per dei riccioli fluenti. Cos'è questo odore? È così carino! Questo sarà l'appuntamento perfetto! Come va laggiù? Va tutto bene! Il mio lavoro qui è finito! Dai un'occhiata! Ho sempre un aspetto fantastico! Aspetta, cosa sul mento? Oddio, sono orribile! Toglimelo! Mi scusi, signora! Dovete fare qualcosa! Non sono bravo sotto pressione! Fammi pensare! No, questo non va bene. Cos'altro ho? Sicuramente no. Aspetta un attimo, il mio decespugliatore. Questo potrebbe fare al caso suo. Insomma, vale la pena provare. Lo passerò sulla tua pelle. Aspirerà la sporcizia dai pori. È come spolverare. Credo di averli trovati tutti. Vediamo un po'. La mia pelle impeccabile è tornata. Ero così preoccupata. Che sollievo. Fai miracoli. Non ringrazi me, ma questo piccolo gadget. Oh, non è bellissimo. È meglio che lo aggiusti. Lo coprirò. Molto meglio. Credo di essere pronta per l'appuntamento. Non aspettare. Arrivederci, si diverta, signora. Ci è mancato poco. Che bella giornata. Oh, wow! Queste fragole sono così succose. Mele, fragole, uva! Adoro questi frutti! Questo è il picnic perfetto! Sai, me lo merito! Anch'io voglio della frutta deliziosa! Ma non ho soldi! Oh, è così fastidioso! Aspetta!
Un albero di arance. Arance dolci e succose. Le voglio! Ok, albero, consegnaci queste bontà. Potrebbe essere più complicato di quanto pensassi. Ho bisogno di rifletterci. Sono alta così! E l'albero è enorme. Beh, proverò a saltare. Oh, c'ero quasi. Non funzionerà. Aspetta. Forse posso usare questa bottiglia di soda. Faccio dei tagli alla base della bottiglia. In questo modo. Faccio un buco in ogni lembo. Poi faccio passare una corda attraverso il buco. Lo faccio in ogni sezione. Ora farò passare la corda in un tubo. Ho una cosa arancione da afferrare. Sono sicuro che questo è il termine tecnico. Quando tiro la corda, la bottiglia si apre. Sei mia, arancia! Presa! Ha funzionato perfettamente! Sono così felice in questo momento, non vedo l'ora di mangiarla! Tolgo la buccia. Mi divertirò. Non ne ho più bisogno. Entra nella mia bocca! È così buona, dolce e succosa! Cosa sto guardando? Non ti vergogni un po'? Beh, la mia giornata è rovinata. Assicurati di far entrare il mio vestito, siamo in diretta! Ciao ragazzi, grazie mille per i regali di compleanno! Lei è una star, signora! Oh, abbiamo filmato l'unboxing di questo prodotto, non ancora! E azione! Oddio, non vedo l'ora! Mi chiedo cosa sia! Non è possibile! Ragazzi, dovete vedere questo! È fantastico, proviamo! Ecco, guardate un po'! Ci sono così tante bolle! È così bello! Attenzione! Il mio occhio! Taglia, taglia! Questo sì che è divertente! Forse potrei creare le mie bolle! Oddio! Ah, questo è ciò che mi serve! Lo prendo io! Ho bisogno di qualcosa da intingere! Oh, aspetta! Quella cannuccia è perfetta! Sono felice di non aver portato fuori la spazzatura oggi! Penso di avere tutto! Avrò bisogno di qualche altra cannuccia! Coloratissime! Ora mi serve un elastico! Voglio legarle! È come una mega cannuccia! Ora ho bisogno del sapone! Lo spruzzo su un vassoio, poi ci verserò sopra dell'acqua! Posso immergere le cannucce nell'acqua! Mi assicurerò che siano tutti rivestiti con il sapone, poi accendo l'asciugacapelli! Sta funzionando! Guarda quante belle bolle! È stato così facile! Non c'è niente di meglio di un pasto cucinato in casa! Non so cosa mangiare, c'è così tanto tra cui scegliere! Ma papà, voglio un unicorno! Ehi, qua giù! Te la prenderò subito, mi raccomando! Ecco qui! Buon appetito! Ah, perché devo stare accanto a lei? Oh no, non l'hai fatto! Cameriera? Grazie! È tutto così... povero! Oh, questo è perfetto! Il suo pasto, signorina! Ho gusti costosi, io! Delizioso, non è per tutti! Che cosa? Ehi tu, qua giù! I vostri soldi, signorina! Buonissimi! Cosa? Non ci credo! Oro! Buonissimo! Sono entrambe ridicole! Sono così affamata, ho bisogno di qualcosa da mangiare! Ma cosa? Non c'è molto tra cui scegliere, accidenti! Ma so cosa fare! Questo colore mi sta bene! Che la caccia abbia inizio! Buoni e succosi! Immagino che questo sia simile al fast food! Facilissimo! Che meraviglia! Amo i ragni! Cosa? Oh, giusto! Mi ero dimenticata di queste due! Devo trovare un nuovo lavoro! Cos'è stato? Ah, che bel sonno! È ora di prepararsi! Niente acqua! Come farò a lavarmi? Oh, almeno posso lavarmi i denti! Chi ha bisogno di uno spazzolino? Un po' di menta fresca!
Ok. Dovrà andare. Cosa dovrei indossare? Ok, questa è carina. Beh, dovrà andare. No, no, quello yacht è troppo piccolo. Alzati e risplendi. Oh, giusto. Immagino che dovrò essere creativa. Wow, sono brava. Ehi, svegliati, yuhu. Lo so io, non sarai in grado di resistere a questo. Oro, che sogno meraviglioso. Ottimo lavoro come al solito. Sto solo facendo il mio lavoro. Addio. Oh, già mattina. Dov'è la mia truccatrice? Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare per lei? Devo essere bellissima, ho bisogno che tu mi trucchi. Ti costerà? Dove sono i soldi? Bene. Prendi. Sul serio, non esiste. Devo fare tutto da sola. Che noia. Ok, penso che siamo pronti per cominciare. Ehi, fingete interesse almeno. La nostra prima diplomata è Cheryl. Ah, i miei fan adoranti. Ti stai diplomando solo perché tuo padre ci ha comprato una piscina. Congratulazioni. Perché mi stai toccando? Che schifo. Non mi sto divertendo, me ne vado. Un applauso per Cheryl. E ora Ellie. Assicurati che il fotografo prenda il mio lato migliore. Ecco il tuo diploma. Sì, ce l'ho fatta. Assolutamente. Facciamo un selfie? Oh, che carino. Ok, scendi dal palco. Infine abbiamo Essie. Sono così felice. Ecco il diploma. Solo? Mi sono ripromesso di non piangere. Oh, vieni qui. Ok, ricomponiti, Kevin. Ti meriti questo, Essie. Wow, una borsa di studio. Sì, brava Essie! Questo è il giorno più bello di sempre! Che noia questa lezione! Mi si chiudono gli occhi! Come fa Tina ad addormentarsi così? Ehi, Lexi! Che c'è? Credo che dovremmo divertirci con Tina! Stai dicendo quello che penso? Ah sì? Ci sto, facciamolo! Shh, non svegliarla! Qui, ecco il punto! Ok, sono pronta! Possiamo usare questo! Esatto! Mettiamo la bottiglia sul quaderno! Hai la fascia! Ok, ci siamo! Sarà bellissimo! Non vedo l'ora! Sta per succedere! Ecco qua! Cosa è successo? Sono fradicia! Oddio, troppo divertente! Siete state voi! Che disastro! Il compito peggiore che abbia mai visto! Cioè, nemmeno il nome ha scritto bene! Questo è un 4! Come si fa a sbagliare così tanto? Andiamo avanti! Peggio mi sento! Oh, aspetta, questo va bene! Sono sorpresa! Un 10 pieno! Wow! Ci sta volendo una vita e ancora manca un sacco. Ho bisogno di una pausa, ci sarà un modo più facile. Aspetta, credo di sapere cosa fare. Mi serve un anello come questo. Applico la colla sulla superficie. Poi ci attacco un pezzetto di gomma piuma. Poi disegno il voto 4 con la pistola. Faccio con calma, non voglio che nessuno valuti le mie capacità artistiche. Sembra ok.
Faccio un altro cerchio, stavolta col voto 10, così sarò più veloce. Mi metto gli anelli. E ora diamo i voti. Premo l'anello sul foglio. Wow, ha funzionato, sì! È molto più facile ed è un modo per tenere a bada lo stress. E ora il prossimo compito. Aspetta, ho già finito. I miei gioielli preferiti. E ora posso rilassarmi. Finalmente è andata via. Dai, veloce! Ma cos'è? Che strano questo anello. Liam, guarda! Cos'è? Ho trovato un anello. Carino. Guarda, ce n'è un altro. Mi sta perfetto. David, guarda! Wow, che bello! Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Non ti muovere. Ah, e perché? E dai, mica è giusto! Ora sei nei guai! Fatti sotto! Ma che... Ragazzi, smettetela! È il meglio che sai fare! Smettetela! Che credete di fare? Ha iniziato lui! Che ridere che fai! Anche tu! C'è poco da ridere! Datemi gli anelli! Forza, datemeli! E ora via di qui! Facevano ridere, in realtà! È un sacco di cibo confiscato, ma le regole sono regole. Non mi sfugge nulla. Mi brontola la pancia. E forse farò uno spuntino veloce, non lo saprà mai. Cioccolato, l'adoro! Ups, per poco non mi cade tutto. Oh, questo non va bene. Meglio che vada a lezione. Ok, torniamo a incutere timore. Alto là! Lo sai che non è permesso mangiare in classe. Niente snack lì dentro. È cioccolato quello? Di che parli? Ciò non toglie che non è permesso mangiare dentro. Non è giusto! Wow! Potevo farmi davvero male. Aspetta, i miei dolcetti! Oh, questa giornata non fa che peggiorare, non vedevo l'ora di mangiarli. Meglio che li raccolga. Guarda che pasticcio! Ci sono orsetti gommosi ovunque. Aspetta, guarda! Il sole sta sciogliendo l'orsetto gommoso, fammi vedere meglio. Wow! Questo mi dà un'idea. Tolgo la gomma dalla matita e ci inserisco una cannuccia così. Tolgo l'eccesso, dovrebbe andare. Adesso prendo una candela accesa e sciolgo un orsetto gommoso sulla fiamma. Che buon profumo! Voglio che diventi un liquido che poi verso nella cannuccia. Non voglio rovesciarlo, aspetto che si raffreddi e... ecco delle insospettabili caramelle! Oh sì! Ancora tu! Sono pulita! Queste patatine sono così buone! Ha funzionato! Credo di meritare un premio! Che buono! Ci voleva proprio, gnam! Non posso credere che sia di nuovo lunedì! Già. Fa così freddo qui dentro. Se lo dici tu. Spero che oggi non ci sia un test. Sì, infatti, tanto non studio di base. Ok, classe, oggi facciamo un test. E ti pareva. Tu ce l'hai? Dici questo? Vuoi sapere come ho fatto? Intanto metti le unghie. Una volta fissate, ci attacchi dei foglietti della stessa dimensione. Come questi. Facilissimo. Ho tutte le risposte. Forte. Dove sono i tuoi? Proprio qui. Ah? Sulla bottiglia. Ta-da! Eccoli. Furbo, eh? È anche super facile da preparare, basta capovolgerla e scrivere le risposte. Poi capovolgi ancora. Geniale! Lo so. Pronti? Oh sì! Sono nato pronto! Wow! È il momento di girare. Eccoli! È il momento. Ciao, amici! Un attimo! Tempo scaduto! Ben fatto, ragazzi!
quanto ho preso? E io? Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Woohoo! Cavolo, è difficile questo test. Almeno ho il telefono. Aspetta un attimo. Sento odore di imbroglione. Ah, Alex! Non è come sembra. Sei in grossi guai. Conosci le regole? Stavo chiamando la mamma. Cosa faccio adesso? Aspetta. Ci sono! Dammi qui. Ah? Di che sta parlando? Il cellulare. Aspetta, non è qui dentro. Deve esserselo immaginato. Ti tengo d'occhio come un falco. Ci è mancato poco, ma l'ho proprio fregata. Era solo una foto. Sono un genio. Sei così bella, hai capelli d'oro. Ma che le salta in mente? Devi studiare di più, non ho mai visto un compito peggiore. Ma lei non è normale, i capelli della bambola sono tutti rovinati. Un momento, ho preso una F. Mamma si arrabbierà un sacco. Ma mi chiedo... Ho un'idea. Sì, potrebbe funzionare. Applico la colla ai piedi della bambola. Poi premo il piede sulla F. Ora lo sollevo con attenzione. Cambiamolo quel voto. Ha! Nessuno lo scoprirà. E tutto questo grazie a te. Mua. È troppo divertente. Il mio stomaco brontola. Mi serve uno spuntino, vediamo che ho nella borsa. Che cos'hai lì? Oh, è vuota, che delusione! Deve esserci qualcos'altro. Non lo so, andiamo! Oh, che fastidio! Aspetta, guarda che cosa ho qui. Deliziosi dolcetti gommosi. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. Che bontà! Morbido e dolce, proprio come piace a me. Caspita, mi stai prendendo in giro, voglio provarlo! È una ricetta segreta, quindi non puoi dirla a nessuno. Wow, che mistero! Intanto mi serve una bottiglia vuota e un pacchetto delle mie caramelle preferite. Le verso qui dentro, quanto colore! Arrivo fino all'orlo, dovrebbe andare così, sì. Ora aggiungo dello sciroppo che farà da collante, sarà buonissimo! Posso mettere il tappo adesso? Ed ecco fatto! Uno snack delizioso in pochi secondi, sono un genio! È facilissimo! Wow, incredibile! Ne ho un altro! Lo vuoi? Wow, grazie! Non vedo l'ora di provarlo! Wow, è delizioso! Questi compiti sono difficili. Aspetta, ma che... Non capisco niente, non ha alcun senso. Oddio, troppe formule! Andatevene! Ah. Sei bocciato, Justin, quanto mi diverto! No! Ah. Che cos'è questo chiasso? Au, credo che mi verrà il livido. Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa. Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente! Sicuro mi bocceranno! Ah, che male! È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto. Cavolo, che bernoccolo! Devo stare più attento. Ah, molto meglio! Papà, questo è più importante! Prenderò un brutto voto! Basta studiare! Ci provo, ma è inutile! Aspetta, ci sono! Bravo, figliuolo! No, parlo dei cerotti! Con questi risolverò ogni problema! Addio, brutti voti! Ah, rimuovo il cuscinetto! E ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta! Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta! Farò faville stavolta, sì! Ah ah! Oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne! Beh, il compito lo fai comunque. Oh, certo, non vedo l'ora. Buona fortuna, ti servirà. Lo dice lei. Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, eh? Matthew è così carino. Stupida matita, non ho tempo per temperarle. Ne prendo un'altra. Ma che... Matthew, qualcosa non va? Tranquillo, ti aiuto. Grazie, Stacy. Potresti fare meno rumore? Mi sto facendo la manicure. Oh, dammi la matita.
Ecco, posso usare la mia limetta? Non sei l'unica a cui piace Matthew? Cosa? Ma che dici? Matthew è mio! È quello che pensi tu? Oh no, non riesco a temperarla! Devo battere Mandy! Ecco fatto! Tieni, Matthew! Sì, ce l'ho fatta! Cavolo, grazie ragazze! Aspettate, oh, sta per darmi il suo numero! Vorrà chiedermi di uscire? Sistemereste anche queste? Cosa? Ho finito tutto, vado! Non così in fretta, no! Per favore! No, non te ne andrai mai più! Oh, ci vediamo! No, torna qui! Presa! Hai dimenticato qualcosa? Oh, dai, non è giusto! Speravo se ne fosse dimenticata! No, in bocca al lupo! Ecco perché odio questa materia! Beh, non ci sono altre opzioni! Facciamo questo test! Mi piace questo spirito! È la mia occasione! Meno male che vengo sempre preparata! Perché studiare se puoi copiare? Oh, interessante! Che sta facendo Mandy? Ehi, che succede lì? Sto andando alla grande! Forse ho parlato troppo presto! Serve aiuto? Mi piacciono i suoi occhiali! Non si copia qui dentro! Sta attenta! Mandy, bel tentativo! Ora finisci il test! Non crederà mica che ho solo quello! Ne ho una scorta! Beh, grande inventiva! Ma cosa? Mi prende in giro? Non ci capisco nulla! Ma l'importante è superare il test! Che strano! Guarda cosa ho trovato! È tuo? Oh no, non l'ho mai visto prima! Ecco, prenda pure, non sono miei! Mi dice anche come fare il mio lavoro! Se solo mettessi lo stesso impegno nello studio! Oh beh, che peccato! Non può fermarmi! Ho fatto bene a comprare questa mano finta! C'è qualcosa che non va! Che succede? Meglio far finta di nulla! Ehi! Sì, naturale! Mandy, cosa? Che è successo? Oh già! Niente di strano! Tutto sotto controllo! Questo è l'ultimo avviso! E va bene! Magari questa gomma mi aiuta a concentrarmi! Oh, alla fragola! Che sta facendo adesso? Beh, non posso neanche masticare! Dovresti fare il test! Da qua! Ok! Oh, ho finito! Ecco a lei! Spero di averlo passato! Ops, ho ancora la gomma! Ok! Beh, interessante! Molto bene! L'hai superato! Grazie! Arrivederci! Finalmente posso uscire! Che sollievo! Arrivederci! Ciao, Mandy! Quella ragazza non cambia mai! Quasi quasi ho voglia di gomma! Sono sola? E mi merito un regalo? Non sembra male! Oh, perché no? Buona! Ma... è disgustosa! È carta! Sono le risposte! Ha copiato di nuovo, non ci credo! Mandy, fermati! Mandy, torna qui! Mandy! Non c'è niente come un bel libro? Il mio passatempo preferito? Adoro l'odore della carta! Non vedo l'ora di iniziare! Buongiorno, prof! Grazie per i suoi consigli sui libri! Spero ti piacciano! Li inizio subito! Che ragazza adorabile! E questo libro? Wow! Oh, eccola! La stavo cercando! È il mio momento preferito! Mi scusi? Oh, mi spiace! Colpa mia! Comunque, mi aiuterebbe? Ma certo, Stacy! Come vedi, la risposta è semplice! Guarda! Oh, ma certo, ho capito! Grazie! È stato un piacere! Posso tornare al mio libro? Cosa? Ho perso il segno! Non posso essere disturbata di continuo! Mi serve un altro posto per finire il libro! Uno tranquillo! Wow! Mai letto niente di simile! Occupato! Ci vorrà un po' di tempo! Forza! Sono impegnata! Andiamo! Ma non è possibile! E va bene, sto uscendo! Tutto tuo! Tieni! Che schifo! Questo mi sembra un buon posto! Meglio prendere i libri per la lezione! Sto leggendo!
Ops, mi scusi. Beh, che strano. Colpita? Non riesco a mettere giù questo libro. Chi l'ha tirato? Ragazze, smettetela. Beh, questo potrebbe tornare utile. Torno subito. Metto il libro sul tavolo e prendo un elastico. Lo passo intorno al libro, in questo modo. Ora prendo una graffetta e la metto sopra l'elastico. Mi aiuterà a portare il segno. Calma, ragazze. Inizia la lezione. Tirate fuori i libri. Oh, mi stavo divertendo. Questa materia è interessante. A volte odio avere i capelli lunghi. Mi si mettono sempre davanti. Che fastidio. Ma cosa fai? Oh, ecco perché uso un frontino. Dovresti provare. Ti credi intelligente? Oh, un messaggio. Fermi. Cosa c'è scritto? Sì, vuole incontrarmi. Ho aspettato a lungo questo momento. Aspetta. Volevo baciare te, non i capelli. Ops. Sarebbe un vero disastro. Non voglio che accada. Ci sarà qualcosa che posso usare. Spero funzioni. Che sto facendo? Mandy! Wow, che hai fatto ai capelli? Devi aiutarmi! Non avrai il mio cerchietto, anche se ho un'idea. Che ne dici di queste? Sul serio? Grazie per l'aiuto. E ora, che ci faccio? Forse inizio rigirando una matita tra i capelli. Poi uso il fermaglio per tenere i capelli a posto. Wow, funziona! Ora riesco a vedere. E stai anche bene. Ok, meglio andare. Ciao, divertiti. Ciao, scusa il ritardo. Giornata difficile. Ma ora sono qui. Oh, wow, sta succedendo. Ragazzi, un po' di privacy, per favore. Ecco i risultati del test. Ma che... insufficiente. Wow, sono proprio stupido. Ecco a te stessi. Huh? Il massimo. Magari la prossima volta. Già, guarda qui. Che stai facendo? Passo un po' di colla sul voto. Dov'è? Ah, già. Ne ho sempre uno di scorta, per le emergenze. Te lo porti sempre dietro? Oh, sì. L'attacco all'altro foglio. Avrai un sacco di domande. Compito superato. Ora chi è il genio? Wow, sei proprio avanti. Mi sa che non rimarrà attaccato. Oh, per favore, fallo per me. Eh? Sembra un lavoro per Mr. Colla. Si sposti, ci penso io. Cosa? Si fidi. Il tappo lo prendo dopo. Un po' di colla risolve tutto. Ecco fatto. Può anche applaudire ora. Ah, ok, allora sì. È mio, dammelo! Wow, non va bene. Ma so cosa fare. Riparerò quel cuore infranto. Vedi anche tu questo strano tipo, vero? Sì, chi è? Non importa, puoi prenderlo. Oh, Matthew, grazie. Quindi ha usato una colla stick? È stato divertentissimo. Oh, scusa, devo rispondere. Pronto? Oh, ciao, Jake. Una festa. Cavolo, arriviamo. Cos'è stato? Mi sa che ho un problema. Ho strappato i collan. Non posso uscire così. Va pure. Sei sicura? Ok, ciao. Ciao, divertiti. Perché mi succedono queste cose? Ho sentito che hai un problema. Niente panico, so cosa fare. Oh, fa pure. Speravo in una reazione migliore. Passo la colla sullo strappo. Bene, e poi? La colla farà il resto. Riparerà lo strappo. Grazie, sono proprio felice. Vorrei dire... wow, colla stick, mi stupisci sempre. Non posso proprio staccarmi da te. Ah, ho preso il voto più alto. Non ci credo, sono così contenta. Beata te. Magari lo avessi io quel voto. Oh, no, 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 no. Niente panico, so io come aiutarti. Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia. E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto. Ed ecco qui. Addio, brutto voto. Ta-da! Visto? Ha funzionato? Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti. Sul serio, grazie! Sei la migliore! Oh, mettiamoci al lavoro.
Sì, hai ragione tu. Su, diamoci da fare. Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore, cioè io, con un'intera tavolozza di colori. Scommetto che sta crepando di invidia. Anch'io ho dei colori bellissimi. Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo. Non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto. Poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene, ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei, non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto. Mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, c'è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti! E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso! Ehi, complimenti, fatelo dire! È stato facilissimo! Basta questo! Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella! Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno, sono da solo. Oh, ave, così bella e dolce. Ci siamo, forza e coraggio adesso. Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei. Oh no, sta arrivando, devo far presto. Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui. Eccola, adesso guarderà nell'armadietto, appena posa il telefono. Oh no, non può essere, quello è Jake. Ciao, Ava. Ho preso questi dolci per te. Per me, wow! Sembrano buonissimi! Assaggio prima questa fragolina. Che buona! Ne vuoi anche tu? No, non è giusto! Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento! Adorerà questi tulipani, lo so! Ciao, Ava! Ah? Chi è? Ah, ciao! Posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente. Ok, va bene. Come profumano queste rose? Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere.
tocca a me. Tieni, puoi usare il mio quaderno. Tieni, usa pure il mio, so che ti piace il viola. Ah, Jake avrà di nuovo la meglio. Guarda, ne ho tre, sono tutti per te. Ah, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno. Ma come, sul serio? Ho usato un po' di strass e di pagliette colorate, sì. Li ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto, divertente e coloratissimo. Che bravo, è veramente bellissimo. E ho anche questi. Colorerò questo cuoricino col gesso. Ah, che fame! Sì, pizza! Niente, è meglio della pizza. Oh, mi è caduta sulla maglietta! Sono tutta sporca adesso! Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia! La mia maglia preferita! Oh, perbacco, ok, non ti preoccupare. Dai, forza, deve esserci qualche rimedio. Ci sono, il gesso! Ma certo, funzionerà! Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca. Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia. Ecco su tutta quanta la macchia. Adesso la metto in lavatrice. Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza. Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più. Papà a volte fa la differenza. Ah, proprio non ci riesco, è così difficile. Ok, forse posso provare questo. No, niente, non serve. Ah, che giornata da incubo. Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando! Ma come ci riesce? Il compito è così difficile! Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla! Non aiuto gli sfigati! No, non vorrà mai aiutarmi! Lui è troppo popolare! Oh, che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo! Eh? Ehi, che succede? Niente! Non ci credo! Ha già quasi finito tutto il compito! Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano! Aiutarti? Certo, con piacere! Guarda, ti mostro un trucco! Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo. Ecco la moltiplicazione risolta! Prego! Grazie, sei davvero adorabile! Adesso sì che posso fare il compito! Adoro scrivere i temi e sono bravissimo! Nessuno è così tanto eloquente come me! Guarda lì come scrive! Che secchione! Ogni passaggio del tema deve essere perfetto! Ah, questa limetta è consumata! Me ne serve un'altra! Ah, no! Voglio quella verde! Questo passaggio devo argomentarlo meglio! Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale! Oh no, ho consumato la punta della matita! No, 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 come farò adesso a finire il tema? E scusa... Ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Ah, forse andrà bene. Fammi provare. Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema. Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore. Grazie. Io guardo i social intanto. Ragazze, guardate questo rossetto. Accidenti, sei così fortunata. Lo so, è il migliore. Le mie labbra saranno così belle. Ragazze, dove siete? Sul serio? Respira e basta. Ops, quel colore le sta bene? Bel tentativo. Conosci le regole, niente make-up. Non possiamo parlarne? Immagino sia un no. Fammi vedere come sto. Oh no! Non sono più truccata, ma sono sempre preparata. Tengo una scorta segreta per le emergenze. Questo lo prendo io. Niente make-up. Non è giusto, che strazio! Qual è il punto se non posso essere favolosa?
La vita è così vuota senza il make-up. Aspetta, so cosa fare. Posso usare questo bianchetto? Sì, è quello che mi serve. Inizio svuotando il liquido. Lo svuoto in una ciotola. Posso usarlo più tardi. Ora pulirò la boccetta, poi prenderò il mio lucida labbra preferito. Posso usare una pipetta per rimuoverlo, così sarà molto più facile. Non voglio fare un pasticcio. Adesso lo metto dentro alla boccetta del bianchetto e lo riempio fino alla fine. Dovrebbe andare, sostituirò il coperchio. Sono così intelligente! E le mie labbra sono bellissime. Oh sì, è molto meglio, quanto mi mancava! Ah? Che stai facendo? Wow, lo voglio! Prendi! Ok, ragazze, una alla volta. Grazie, Essie! Dammi, dammi! Sei la migliore! Wow! È un piacere fare affari con voi. Sono così annoiata, mi serve un pisolino. Aspetta, sono ancora in aula. Tempo scaduto, consegnate il vostro esame. Ma non ho finito. Non è andata bene questa volta. Immagino sia un altro 4. Sì, sì, fa nulla. Sbrigatevi, andiamo. Ottimo, ora devo valutarlo. Riesco a malapena a tenere gli occhi aperti. Ora basta. Questo è più divertente. Au! Sono così affamata. Bene, ordinerò qualcosa. Salve, posso ordinare? Wow, che velocità! Quanta roba! Ed è tutta mia! Ne voglio ancora e ancora! Santo cielo, è tutto così buono! Potrei mangiare per tutto il giorno! È così unto e disordinato e lo adoro! È stato fantastico! Oh oh! Non va affatto bene, devo ripulire! Forse non se ne accorgeranno! Ah, so io cosa fare! Comincio tagliando una sezione del taccuino, poi userò la mia pistola a caldo. Applicherò la colla sul taccuino e poi ci incollerò del feltro verde. Lo appianerò in modo che non ci siano pieghe. Aggiungerò del feltro bianco e rosso. Ma non ho ancora finito. Ci attacco dei piccoli pezzi di feltro nero e li disporrò ad arco. È fantastico! Ed è pronto! Un'anguria è molto meglio di un noioso taccuino. Ma sento odore di hamburger qui dentro? Ok, ragazzi, fate attenzione, ho corretto i test. Terribile, Alex. Eccovi qui. Questo non è il mio quaderno. Che succede? Shh, sarà il nostro segreto. Aspetta, ma... Mica male! Grazie, è fantastico! Ok, ragazzi. Woohoo! Facciamo festa! Che bello, adoro fare festa! Niente più feste per me, accidenti. Quest'acqua è incredibile, ma mi serve dormire. Perché quella campanella è così forte? Andiamo, dobbiamo. Avete fatto tardi ieri sera, eh? È in un giorno feriale. Oh, abbiamo un test! Spero che abbiate studiato, ragazzi. Questo è un test difficile, buona fortuna. Grazie, ne avrò bisogno. Non ho idea di cosa sto facendo. Aspetta. Posso imbrogliare. Amo la tecnologia. Oh no, la prof. È così facile. Niente telefoni in aula, consegnamelo. Ti terrò d'occhio. Oh, devo nascondere il telefono. Ma perché fa così caldo qui dentro? Aspetta, ho un ottimo piano. Posso usare questo nastro. Metterò delle strisce di nastro sui jeans, poi ne metterò un po' sul telefono e attaccherò il mio telefono al nastro centrale. Ora posso coprirlo con questo pezzo di jeans. Nascondo il telefono quando la prof si avvicina. È perfetto! Aspetta! Devo coprirlo. Devo solo fare finta di niente. Che succede qui? Bell'esame, uno dei migliori. Va bene. Ci è cascata. E io ho finito. Wow, sei stata veloce! Bella gonna. No, cosa ha detto? Com'è possibile? Che figura! Nessuno deve vedermi così. Ah, ma quando finisce la lezione? Sì, è finalmente finita, andiamocene. Vuoi uscire più tardi? Beh, credo che farei meglio a pulire. Questi ragazzi sono così disordinati. Guarda qui, non imparano mai. Ok, ora va meglio. Queste macchie sono le peggiori. Ah, sto facendo passi da gigante. Dov'è? So di averlo lasciato sulla scrivania.
Qualcosa non va qui? Avevo un giocattolo sulla mia scrivania, lo hai visto? Era il mio preferito. Scusa, non lo so proprio. Adesso devo lavare per terra. Aspetta, come fa uno studente a fare così tanta spazzatura? Metterò tutto nel sacchetto della spazzatura così impara. Eh? Ma cos'è questa roba? Penso di averlo raccolto tutto. Sì, va tutto nel cassonetto. Ecco fatto. Penso di averlo messo nel cassonetto. Ok. Forse posso fare qualcosa. Questa spugna potrebbe tornarmi utile. Vuoi che pulisca? Inizierò ammorbidendo dell'argilla. Poi userò questo pezzo di vetro per appiattirlo e lo renderò uniforme. Ho tagliato un pezzetto di spugna e lo metterò in mezzo all'argilla. Ora piegherò i bordi. Voglio coprire completamente la spugna. Userò di nuovo il vetro per renderlo liscio. In questo modo avrà un quadrato piatto. Eccolo qui! È ora dell'arte! Disegnerò una faccia sull'argilla. Devi avere un grande sorriso. E farò anche altri personaggi. Sono così morbidi e gommosi. Questi sono per te. Oh, ma sono fantastici! Wow, li adoro! Grazie! Sono stupendi! Oh, sciocchezze, non dirlo neanche! Aspetta un attimo! Il pavimento! Il mio bel pavimento pulito! Sta avvenendo bene! Le mie sopracciglia sono perfette! Un po' di rossetto! Meno male che ho trovato il tempo per farlo! Amo la lezione di arte! Ho creato un capolavoro! Non posso dire lo stesso del dipinto di David! Ed è meglio che finisca il make-up! Metto l'eyeliner! Non l'ho messo tanto bene! Riproviamo! Non è il look che volevo, no? Perché è così difficile? Oh? Che stai facendo? Sto rimuovendo il nastro dal mio dipinto. È un effetto piuttosto interessante. È venuto bene, vero? Sì, e mi hai fatto venire in mente un'idea. Ho solo bisogno di un po' di nastro. Haha, questo andrà bene. Avrò un aspetto fantastico. Metto il nastro adesivo sotto il naso e lungo il viso. Poi ne aggiungo ancora sul lato degli occhi. Lo so, sembro strana, ma funzionerà. Devo solo sfumare l'eyeliner. Il nastro fungerà da stencil. Lo rimuovo e avrò una bella riga. Impressionante, vero? Ed è così facile! Ehi, David! Qua giù! Wow! Puoi averlo! Grazie. Che noia! C'è così tanto da fare! Magari se mi riposo... Solo un piccolo break per spezzare questa giornata. Metterò l'iPad proprio qui. Oh! Mi serve qualcosa per tenerlo. Questo non funzionerà. No, ma andiamo. Che noia. Penso di sapere come fare. Non sbirciare. Aspetta e vedrai. Ora va meglio. È un ottimo supporto. È molto meglio di studiare. Aprirò la cartellina e metterò un po' di colla negli angoli. Voglio che abbia all'incirca la stessa forma dell'iPad. Ho delle strisce di stoffa e le premerò sulla colla. Devo assicurarmi che siano ben fissate. Ora devo solo infilarci dentro l'iPad. In questo modo si manterrà in posizione. Intelligente, vero? Adoro questo canale! David, che sta succedendo? Oh oh, è meglio che lo nasconda! È interessante! Sembra tutto ok, bravo! Continua così. Ovvio. Ora dov'ero? Com'è divertente. Ecco i risultati del vostro test. Ah, so che prenderò una A. Che diavolo, così male. Non può essere, ho preso una A. Wow, sono più intelligente di quella nerd, figo. No, non essere triste, posso sistemare tutto. Fidati, eliminerò il tuo brutto voto. Hai veramente preso una F! Mi spiace, non volevo. Ok, la sostituisco con una A. Fisserò il pezzo di carta col bianchetto e il nastro. Che stai facendo? Aspetta e vedrai. Ok, tutto fatto, ecco qui. Ah? Aspetta, sono di nuovo intelligente! Grazie, David! Sei così geniale! Aspetta, ma il test è sbagliato! Ah già, credo di aver preso... di nuovo una A. Quindi non sono intelligente dopo tutto, eh? No. What?
congela dell'acqua in un contenitore, rimuovi il ghiaccio dal contenitore. Adesso prendi colori e pennelli. Scatena la tua vena artistica. Dipingi direttamente sul ghiaccio. Puoi usare i colori che vuoi. Mentre il ghiaccio si scioglie, i colori si spostano. Poi cominciano a mescolarsi. Continua così e aggiungi altri strati di pittura. Vedrai, è davvero rilassante. L'effetto finale sarà stupendo. Visto? Abbiamo colorato il ghiaccio! Ok, comincia la lezione. Ah? Non mi funziona la penna? Oh no, è finito l'inchiostro, ti pareva. Pazienza. Ehi, Sofia! Tutto a posto, Luna? La penna non scrive, me ne presti una? Certo, come no, sicuramente ne ho una. Qui, da qualche parte. Quello non è una penna. Aspetta. Ah? Di nuovo? Possibile? Che caos nel mio zaino. Dovrei essere più ordinata. Ehi, ho avuto un'idea! So come tenere tutte le mie cose in ordine. Devo solo sistemare un elastico qui sopra il mio quaderno. E poi altri due o tre. Adesso ci infilo dentro le mie cose. E c'è spazio anche dentro. Tutto è al suo posto e a portata di mano. Carino, vero? Ed ecco una penna per te. Ah? Cosa? Oh, già, grazie. Fantastico. Stavo facendo un bel sogno. Che noia questo test. A me piace. Sei una secchiona. Magari posso divertirmi un po'. Ehi, smetti di fare la bambina. Mi piace questa domanda. Ah, devo uscire di qui. Oh, un attimo. Ehi. E ora che c'è? Guarda qui. Strofino questa penna sulla manica e la faccio ruotare. Ammettilo, ti ho impressionata. Wow, sembra stregoneria. Fammi provare. Non credo proprio, sai? I maghi non rivelano mai i loro segreti. Devo sfregare più forte, forse. Ah, sì? No, niente, ci rinuncio. Ah, ci sono! Devo usare il cervello. Ah, mi ero dimenticata della gravità. E la rotazione della Terra ci dice che... Eh? Ho capito tutto, adesso ci riprovo. Sì. Non è magia. Sbruffona. Ops. Ragazze, silenzio. Scusi. Beccata. Ops. Sofia, dico anche a te. Sto facendo il test, vedi? Ultimo avvertimento. Ehi, ma la penna? La giornata si mette male. Finalmente a casa. Che giornata. Il tempo è orribile. Devo mettere via l'ombrello. Oh no! Che è successo alle luci? Per fortuna ho la mia torcia. Così scoprirò qual è il problema. Ah, ecco. Non va bene. Devo impedire che accada di nuovo. Ma che posso fare? Forse posso usare quella bottiglia. Mettiamoci al lavoro. Per questo trucchetto serve una bottiglia vuota. Ok, cominciamo. Ritaglia la testa e il fondo della bottiglia. Fai lo stesso con un'altra bottiglia. Poi mettile una nell'altra. Metti una bottiglia più piccola dentro le prime due. Perfetto per i giorni di pioggia. Oh, ciao Sofia! Ciao, visto che tempaccio, come piove! No! Attenta! Ah? Ma che ho fatto? Ecco, usa questo. Metti l'ombrello qui dentro, così l'acqua non gocciolerà sul pavimento, ma cadrà qui sul fondo della bottiglia. Ecco fatto! Wow, geniale! Attenta! Oh, scusa! Ah, riaccendiamo la torcia. Accomodatevi. Buongiorno, voleva vedermi? Sedetevi, prego. Abbiamo un problema con Sofia. Guardi il suo quaderno, è inammissibile. Oh no! Che ci posso fare se mi annoio? Datti una regolata. Oh, scusate. Pronto? Sofia, mi hai delusa.
Torno subito. Oh, se n'è andato. Che ne dici, giochiamo? Cosa? Prendi una matita, giochiamo. Davvero? Eccola. Tieni. No, aspetta, così non va. Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa da usare qui. Metto una striscia di nastro adesivo sul quaderno e un'altra ancora qui a fianco. Poi altre due strisce orizzontali. Adesso mi servono un po' di graffette. E queste clip. Ok, cominciamo. Dai, tocca a te. Oh, che spasso! Metto qui la mia clip. Bel tentativo. Bella mossa. La partita si fa attesa. Non vincerai. Ecco sì! Ho vinto! Sta tornando, fa finta di nulla. Che succede qui? È stata lei? Oh, mi serve una vacanza. Dai, su, quanto tempo ci vuole? Quanto sei bello, signor unicorno. È fatta! La casa è nostra! Sì! Cominciamo a impacchettare! Ecco a te, tesoro! Io mi sbarazzo di questa pianta! Ok, comincio da qui! Wow, c'è un sacco di roba! Metti i giocattoli nello scatolone, tesoro! Entra, è ora del pisolino! Non mi dimentico di te! Mettiamo lo scotch e uno scatolone è pronto. Ho finito, mamma. Mi dai lo scotch? Ecco a te, tesoro. Dove si stacca? Com'è appiccicoso. Sofia, tutto bene? Oh no! Aiuto, mamma, sono in trappola! Non ti muovere, amore. Ci penso io qui. Potrebbe fare un pochino male. Grazie, mamma. Ok. Torniamo ad impacchettare. Un momento. So io cosa fare. Con questo trucco sarà più facile usare lo scotch. Metti una fascetta attorno allo scotch in questo modo. Poi taglia la parte in eccesso. Così dovrebbe andare, sì. Tieni, mamma. Metto lo scotch sullo scatolone. Poi uso la fascetta per tagliarlo. Prova anche tu, piccola. Wow, che responsabilità! Ce l'ho fatta, mamma! Bellissimo! Sei di grande aiuto. Ma cos'è questo rumore? Oh, c'è stato un problemino! mi aiutate? Questo è il travestimento perfetto! Bersaglio individuato! Non è giusto! Io sono così brava! Ehi, quella pianta mi sta parlando! Vieni qui! Io? Avvicinati! Ok! Siediti! Oh, questa pianta ce l'ha con me! Qual è il problema? Il test è andato male! Forse posso aiutarti! Guarda! Wow! Il massimo! Non è gratis! È chiaro, wow! Grazie, chiunque tu sia, ma come hai fatto? Non dovrei dirtelo, ma... Per prendere un voto più alto, ti basta una matita jumbo. Usa un bisturi per tagliare la gomma a forma di triangolo così. Crea una A. Intingi la gomma nella pittura rossa e premila sul tuo compito. Ecco fatto, facilissimo! Wow! Mi ricorderò di questo trucco, grazie! Oh, ci sono le mie amiche! Guardate, potete prendere il massimo anche voi! Ah, levati di mezzo! I miei affari andranno a gonfie vele, prego! Ecco a te! Ne valeva la pena, grazie! Sgancia i soldi! Ehi! Wow! Non è gratis! Grazie! Sbrigati, dai, vieni qui! Siamo pronte? Premiamo il dentifricio nella panta.
Vediamo che cosa succede. Guarda, è incredibile! Quest'angolo devo tracciarlo perfetto. Ma che succede? Come ho fatto a rompermi un unghio? Ah, che orrore! Non posso! Ok, devo calmarmi un attimo. Per fortuna ho con me la limetta d'emergenza. Sì! Oh, no, no! Cosa credi di fare? Niente cosmetici e roba del genere in classe? Oh, ci mancava pure questa bella sgridata. Dovrò tenermi l'unghia così. Ma forse no. Mi è venuta un'idea. Funzionerà di certo. Metto qui la limetta e ci appoggio sopra il righello. Poi comincio a segnare i centimetri sulla limetta. Per tutta la lunghezza. Ecco, segnati tutti. Adesso aggiungo i numeri. Bisogna mettere i numeri per farla sembrare un righello. E bisogna anche farlo con precisione. Missione compiuta. Posso usarla come lima adesso. E guarda anche come righello. È fantastico. Ah, avrò le unghie perfette e il voto più alto. Ah, mi sono persa tra tutti questi fogli, accidenti. Ci sarà poco da ridere. Oh! Oh! Aia! Di male in peggio oggi. Ah, basta così, devo fare qualcosa. Tocca a te, spillatrice. Oh? Ma che c'è? Ho finito le spille. E ti pareva. Accidenti. Ehi, so perfettamente che cosa fare. Ah, sì. Ok, i fogli sono tutti belli in ordine. E adesso col mio taglierino faccio due piccoli tagli qui e qui. Poi ripiego tutto e infilo gli angoli nell'apertura, così. Ecco fatto. Spillati senza spillatrice. E finalmente ho i fogli tutti ordinati. Reggono proprio come se fossero spillati. Si va in classe? Odio questa lezione, che noia. Magari potessi andare a casa. Allora chi si offre volontaria? Io, scelga me. Oh, beata te. Vedrai che ce la fai, su. Come dovrei calcolarlo a mente? Ehi, mi dai una mano? Ok, devo prendere la mira senza sbagliare. Le matite, mira alle matite. Oh, com'è caduto? Qualcuna di voi ha tirato qualcosa? Intanto lo raccolgo. Sì, l'ho distratta. Arrivo. Scambiamoci di posto. La prof è ancora distratta. Ok, devo rifarmi un po' il look. Via gli elastici dai capelli. Ok, l'aspetto è a posto. Adesso devo solo recitare. Ecco qui, raccolte tutte. Comincia pure a calcolare l'operazione. Va bene. Il primo numero è il 2, quindi traccio due linee. Il secondo è l'1, quindi aggiungo una linea. Poi altre tre linee nell'altra direzione per il 3. E le ultime due linee per il 2. Adesso traccio questi archi. Ecco fatto. Adesso tocca ai puntini. Ne faccio uno per ogni intersezione. Qui ce ne sono 6. Qui in mezzo ce ne sono invece 7. E qui infine ne abbiamo 2. A posto. Adesso combiniamo le cifre. E 672 è la risposta. Un gioco da ragazzi. Vediamo. L'hai risolta. Straordinario. Bravissima. Ok, avete pochissimo tempo per calcolare il risultato. La risolverò io per prima. Vedremo. E 3, si comincia. Guarda come si danna l'anima. Ma che fa, non comincia? Vorrà dire che finirò io per prima. E adesso che fa?
Si sistema le unghie. Totalmente ridicola. Possibile che non le importi niente? Il caffè. E dove l'ha preso innanzitutto? E la merendina. Già che c'è non pranza. Io continuo a lavorare qui. Fatto. Cosa? Ma come... com'è possibile? Io non ho ancora calcolato il risultato. Lei ci mette impegno. Io ci metto il cervello. Basta scrivere il primo numero qui sopra e il secondo invece qui a fianco. Ok, 3 per 7 è 21. Scrivo il numero in quest'angolo. Poi vediamo... 7 e 1. Facilissimo, fa 7. Il 7 va qui al centro e infine 7 per 4, 28 e via nelle ultime caselle. 1 più 0, 1 e adesso le prossime. 7 più 2 fa 9, lo scriviamo qui e così anche l'ultimo numero 8. Ed ecco la risposta, ragazzi, 2198, risolta. Ah, non esiste un metodo più facile di questo. Vediamo, ecco il pennarello che mi serve. Posso cominciare a scrivere adesso. Oh, Kevin ha dei capelli così belli. Ed è dolcissimo. Con te carino. Lo guarderei tutto il tempo. Stavo sognando ad occhi aperti. Oh no, ho disegnato il suo nome dappertutto coi cuoricini. Oh, ok, niente paura, ho il cancellino. Ma che fa? Non se ne va! Non viene via! Forse ho usato un pennarello indelebile. Oh, magari un po' d'acqua aiuterà. Prendo un bel sorso. E adesso sono pronta. Via, olio di gomito! Ah! Forza, 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 cancellati! Niente da fare, neanche così viene via. E adesso che faccio? Sarò lo zimbello di tutta la classe se qualcuno lo vede. Oh. Oh? Qualcosa non va qui? Sì, non riesco a cancellare. Tranquilla, ho un trucchetto che ti aiuterà. Ti serve questo qui. Dovrai ricalcare quello che hai scritto col pennarello indelebile. E intendo proprio tutto. In questo modo. E adesso sotto col cancellino. Visto? Il cancellino fa il suo dovere adesso, senza la minima fatica. Ta-da! Niente più Kevin indelebile sulla lavagna. Che gran sollievo! Oddio, arriva Kevin! Figuraccia evitata per un pelo. Tranquilla, ho la bocca cucita. Voglio questa matita più appuntita possibile. Oh no, arriva uno starnuto! Ehi, posso... Acciù! Scusa tantissimo! Però quanti residui di matita! Mi sento in colpa! Un attimo! Io so cosa funzionerà! Oh sì, ho la soluzione perfetta! Non capiterà più una roba del genere! Ecco qui la mia confezione di Tic Tac! Tolgo via le caramelle e tengo la scatolina. Il temperino ci andrà a pennello. Richiudo la scatola come era prima e adesso posso temperare senza fare un disastro. Posso farti quelle domande adesso? Ma certo, ho la soluzione, vedi? Wow, davvero geniale! Pronta per la lezione. Ok, prestate molta attenzione, questa è complicata. Sta scherzando? Non sono così intelligente! Aspetta un attimo. Che stai facendo? Maggiordomo? Ha chiamato, signore? Ecco a lei. Spero che funzioni. Non ci riesco! Ah?
Che sta facendo? Adesso sono molto più intelligente. Guardate un po'. È davvero facile. Ora potete applaudire. Ma è un idiota! Io so la risposta. Ah, sbagliato? Sai una cosa, bravissima. Grazie. Oh, è per me. Che gentile. State scherzando? Ci rinuncio. Bene, ragazzi, oggi compito in classe. Spero proprio che abbiate studiato. Stavolta l'ho fatto difficile. Questo non ci voleva proprio. Che aspettate? Cominciamo. Andrò malissimo, mi serve una mano. Maggiordomo, vieni qui. Guardi un po' che cosa ho qui, una consegna speciale. Una pizza? Non è una pizza qualunque, l'ho cucinata io stesso. Wow, che genialità! Immaginavo che le sarebbe piaciuto. Cosa stai facendo fuori dall'aula? Devo andare. Aspetta, torna indietro. Non me ne sono ancora andato. Sapevo non mi avresti deluso. Adesso mi divertirò un po'. Vrum, vrum. Ha una verniciatura personalizzata. Anch'io vorrei avere la patente di guida. Bel parcheggio. Così è perfetto. Ottimo lavoro. Sono qui per aiutarla? Forse non andrò poi così male. Devo fare molta attenzione. Eh? Cos'è quella roba? Stai copiando? Fammi vedere. Ehi, smettila. Questo è il mio compito. Ah, oh, come sei cattiva. Aspetta un secondo. Meglio tenere pronte le risposte. Devo avere quel libro. Ma come? Ah, questo dovrebbe andare. Proviamoci. Pow! Bersaglio colpito. È stato più facile di quanto pensassi. Nene. Ma cosa? Stai indietro. Questo è solo mio. Non so cosa aspettarmi, ma perché fa così? Oh, guarda! Ragazzi, voglio un'analisi del testo, dovrebbe essere abbastanza semplice, capito? Questo non me l'aspettavo, meglio cominciare subito. Ma come posso fare? Una penna? No, non va bene. Ah, ho trovato! Ho proprio quello che mi serve. Questo mi aiuterà di sicuro. Lo metterò sul libro ed evidenzierò le parole proprio come volevo. È così facile! Fatto. Sono stata fortunata. Ah, che strazio. Il nastro adesivo è così fuori moda. Questo invece è veramente cool. Ho tutti i colori del mondo a disposizione. Sono bellissimi. Quale dovrei usare? Guarda quanti evidenziatori. Opto per il rosa. No, non ci credo. Ma mescoliamoli un po'. Ora uso il giallo. Che spettacolo. Sono bellissimi. Oh. Grazie. Sembra quasi un arcobaleno. Il mio libro è così banale. Comunque a me piace ancora. Che cosa hai fatto? Hai rovinato il libro! Ma di cosa parla? Guarda il divieto. Conosci le regole? Sono sicura che possiamo raggiungere un accordo. Che ne dici? Cosa? Assolutamente no! Ma sono soldi! Dirò tutto a papà. E in punizione è tu! Ah? Huh? Io non ho fatto nulla di sbagliato. È una penna quella? No, relax. Deve vederlo. È il nastro adesivo, guardi. Posso staccarlo e il libro è come nuovo. Oh, così va bene. Sapevo le sarebbe piaciuto. Non è giusto. C'è solo una cosa da fare. Dammi il nastro. Ecco a te. Oh, grazie. In effetti è un'ottima soluzione. Significa che siamo migliori amiche. Cavolo, che noia. Ecco la prof. Buongiorno, ragazzi. Questa è la lezione di oggi. Forse è meglio prendere il quaderno. Eccolo qui. Ora posso cominciare. Oh, è solo un momento. Preso. Sono pronta. Sono contenta di essermi preparata. Cavolo, io ho solo un foglio di carta. Ma questo dovrebbe bastarmi. Non credo abbia un senso. E quello che cos'è? Oh no, così non va bene. Questo lo prendo io. Dov'è il tuo quaderno? Non ce l'ho. Ma che vergogna! Adesso ti faccio vedere. L'ha fatto sul serio, voglio la mia mamma. Wow, non ero preparata per questo. Oh no, non ho più fogli bianchi. Adesso che posso fare? Ehi, Meg, cosa c'è? Oh certo, aspetta un secondo.
strapperò un foglio, non ci vorrà molto. Ma che stai facendo? Osserva bene, ti piacerà. Piegherò la pagina in cima e farò lo stesso in fondo. Sembra un origami. Dopodiché piegherò all'interno e posizionerò il foglio bianco sopra in questo modo. Così dovrebbe andare. Che ne pensi? È venuto bene, vero? Ti piace? Wow, è incredibile! Sei bravissima! Fammi riaprire la mia pagina. Wow, una pagina bianca! Posso finire di scrivere adesso! La prof non lo scoprirà mai. Grazie mille. Ragazzi, il tempo sta per scadere. Oh, che stanchezza. Aspetta, proviamo di nuovo. Lasciamo perdere. Bibi, fate largo! Mi piace viaggiare con stile. È l'unico modo. Woohoo! Si va a lezione! Lucchetto al monopattino. La prudenza non è mai troppa. Aspetta, che succede? Pista, arrivo io! La strada è mia! Che ne pensi? Guarda un po'. Un attimo solo. Ecco fatto! Ferma, ferma! È fuori controllo! Allora è questa la mia fine! Ah! L'ho quasi beccata! È finita! Sei impazzita! Potevo farmi male, sei una seccatura! Ops, il mio volante, lo porterò con me. Sha-la-la-la-la, che bella canzone, ma la lezione sta cominciando. Qualcosa non va? Ciao, vicina, come va? Bene? Perché sta parlando con me? Ho gli auricolari. Fantastici, vero? Fingi di non aver visto. Fili, wow! Non importa, funzionano ancora. Comunque, guarda questo. È l'ultimo modello. Invidiosa? No, per nulla. Beh, forse un pochino. Un attimo, che cosa c'è nel cestino? È un pezzo di cartone. Mi è venuta un'idea. Ha solo bisogno di qualche modifica. Che sta facendo adesso? No, è impossibile. La tastiera è pronta, ora serve uno schermo. Questa stampa fa il suo dovere. Ora un laptop. Invidiosa, eh? È una tragedia. Ti manca qualcosa? È questo che fa la differenza? Ah, ci sono! Anch'io ho una mela. La metto sul cartone e la fisso con lo scotch. Non dovrebbe staccarsi. Dovrebbe bastare. Vuoi vedere questo? Ma che hai combinato? Mi fa troppo ridere. Non importa, a me piace. È la cosa più importante. Sono esausta, voglio rinfrescarmi. Maggiordomo? Il suo ventilatore d'oro, permetta? Un venticello solo per lei. Che bello! Lo voglio anch'io. Userò questo cartone. Ah, molto meglio. Lo stai facendo a mano? Io non mi sporco le mani. Allora è così, ti sistemo io. Hai ragione, è fantastico. Ti sei fregata il mio venticello? È mio. Ah, l'adoro. Ah, piantala, lo voglio io. Ora smettila, direzionalo qui. Mai. Come va, ragazzi? Oddio, mi gira la testa. Fermati, sul serio. Ha cominciato lei. C'è solo una cosa da fare. Io non guardo. È sicuro? Che sta facendo? Vi faccio vedere una cosa, guardate. Posiziono la tuta sul ventilatore. Prendete una gamba. Sono confusa. Non ho idea di che succeda. Ora vedrete, accendo il ventilatore ed ecco che va. Caspita, è fantastico. Sto benissimo. Basta con le attività stressanti, ho in programma un tour di shopping. Faccio una merenda veloce, questo brownie sarà perfetto. Guarda che bontà di cioccolato. Delizioso, ne avevo proprio bisogno. E userò questo foglio per la lezione. Ok. Prendo una matita. Aspetta, non posso usarle. Guardale, sono minuscole. Ah, fanno pena. Cosa posso fare? È quella la tua matita? È imbarazzante. Ho personalizzato queste a Parigi. Wow, puoi darmene una? Vuoi una delle mie matite? Assolutamente no. Oh, sei così cattiva.
È la vita. Basta così. Aspetta, mi è venuta un'idea. Prendo questa. Buona questa bibita. Deve esserci rimasto qualcosa. Cos'è quel rumore? Non credo ai miei occhi. Mettiamoci al lavoro. Poso la cannuccia sul tavolo, infilo una matita in una estremità e l'altra matita in quest'altra. È la misura perfetta. Ora ho una nuova matita. Proviamola. Funziona! Fai sul serio? Non mi farei mai vedere con quella. Quale matita dovrei usare? Questa? Oggi compito, qui non si usa il telefono. Ferma lì! Non fare un altro passo. Non avrai mica un telefono? Aspetta, fa sul serio? Torno subito. Ma che succede? Che strano. Non deve prendere il mio telefono, ma come posso fare? Dai, pensa. E questo che cos'è? È un astuccio di pastelli. Ci sono, sono un genio! Dovrò togliere i pastelli, voglio fare spazio per il telefono. Tolgo le matite colorate al centro. Dovrebbe bastare. Ora prendo il taglierino, farò un taglio nella scatola, deve essere della stessa misura del telefono. Voglio fare un lembo. Sembra della misura giusta. Metto il telefono all'interno e poi richiudo. Nessuno lo scoprirà. Ok, ecco fatto. Fio! Sono tornata, posso entrare in classe? Questo lo vedremo, devo scansionarti. È davvero necessario? Sono pulita, onesta? Niente, non mi nascondi qualcosa, vero? Neanche per sogno. Mi mette un po' l'ansia. Ok, sei brava. Lo sapevo, ha funzionato. Ce l'ho fatta! Via libera, finalmente. Tiro fuori il telefono, ci ho scritto tutte le risposte. Otterrò sicuramente una A. Mi comporto naturalmente. Cos'è questo? È uno scherzo? Posso entrare? Cellulari vietati. Okay, tenga. Sono troppo occupata. È stato facile. Quella regola è assurda. Tanto ho un telefono nuovo, l'altro aveva già 3 mesi. Era il momento di sostituirlo, questo è molto meglio. La prof mi ha fatto un favore. Farò un po' di shopping online. Braccia distese. Un piegamento. Oh, dobbiamo proprio... Ferma, è ora di sudare un po'. Ah! Lo detesto. Chi la dura la vince. Non voglio vincere nulla io. Ho un'idea, forse questo ti motiverà. È cioccolato. Accetto la proposta. Non fermarti. Mollalo, aspetta. Oh. Buono. Non mi spiace tanto. Con questo ho chiuso. Ci vuole un approccio diverso. Potrebbe funzionare, sì. Ma che sta facendo? Cosa ne pensi? Guarda quelle sabbie dorate. Wow, voglio andarci. Perfetto. Mi preparo per la spiaggia. Meno male funziona. Torno più tardi. Continuo a correre. Ha, che ridere. Pronta per cominciare? Sarà divertente. Non penso proprio. Ho cose migliori da fare. Selfie? Forza, ti divertirai. Non vuoi lasciarmi in pace, eh? Ok, dammi i pesi. Oh, che schifo! Vuoi che usi questi? Guardali! Sono disgustosi! Io non li tocco! Pronto? Voglio il tuo aiuto! Ora aspetto. Fammeli vedere. Ok. Ah, molto meglio questi. Voglio apparire bella quando mi alleno, come sempre. Sì, perfetto! Sono carina! Ma che ti prende? Ehi, smettila! Non farmi usare il fischietto! Non fare così! Ok! Sì, corriamo sul posto! Avanti! No, io non corro! Ah, ma certo! Guarda che cosa ho preso! Indossalo! Che roba è? Che sta succedendo? Dammi solo un secondo! E... azione! Ah, questo cambia tutto! Guarda quelle sabbie dorate! Lo sapevo, ti piace! Il mio lavoro è finito! Evviva! Niente può fermarmi! Aspetta! No! Au! Forse non era una buona idea. È meglio filare via.
È davvero facile quando ci pensi. Di che sta parlando? Sono così confusa. Oh no, non adesso! Ho finito i fogli! Ho trovato, userò delle banconote. Oh, me ne servono altre. Potrebbe rallentare un po'? C'è molto da scrivere. Un momento, che ha detto? Dammi solo un secondo, potrebbe ripetere? Io non capisco. Ora la parte importante vi piacerà di sicuro. È semplicemente emozionante. Prenderò in parola quello che dice. Anche io ho finito i fogli. Ehi, la mia mano! Scriverò su questa. Ci sono troppe informazioni. Ma cosa? Il tempo è finito, accidenti. Beh, ragazzi, la lezione è conclusa. Meglio pulire tutto. Ecco, peccato, era divertente. Ci vediamo. Come? Non avevo finito. E ora che facciamo? Non male. Adoro questo rossetto. Non voglio arrivare tardi a lezione. Attento! Oh, che è successo? Mi verrà un bel vernoccolo. È meglio che raccolga le mie cose. Questo non è mio. Guarda che strano. È il tuo quaderno questo? Che eleganza! Dammelo. Non sai apprezzare le cose belle. Ecco il mio timbro. Adesso timbrerò tutte le mie cose, così vedrai che cosa mi appartiene. Non mi importa molto. Una colla stick, questo potrebbe tornarmi utile. Non ho bisogno di un timbro elegante. Questa farà proprio al caso mio. Mi metto subito al lavoro. Mi servirà un taglierino, lo userò per intagliare la colla stick. Rimuovo alcune sezioni e farò con calma. Basta un errore per rovinare tutto. Eliminerò questa parte. Sì, dovrebbe andare. Ora mi servirà un po' di colore. Userò degli acquerelli. Farò in modo che la colla stick sia ben coperta. Ok, è il momento della verità. Premendo sul foglio rimane l'impronta. Ma che diamine! Anche tu hai un timbro. Ora ti faccio vedere. Ah, oh, è così, eh? Sono una macchina timbratrice. Non mi batterai mai. Ah, oh, com'è fastidiosa. Questo poster è mio. Questo è quello che pensi? Oh no, non ci provare, ho sempre voluto questo poster. Sei troppo lento. Ah! Ho preso l'orologio, potrei andare avanti tutto il giorno. Questa è mia. Ho sempre desiderato il trofeo. Ma che succede? Oh, questo forse è stato un errore. Che cosa? Oh no! Siete seri? Basta così! C'è solo una cosa da fare. Ti sei meritato un brutto voto e anche tu. Immagino che sia giusto. Fuori di qui! Fatemi tornare al lavoro. Questa lezione è veramente noiosa. E questo cos'è? Da dove è arrivato? Un test. Ma sul serio? Hai detto un test? No, dai, deve essere uno scherzo, giusto? No, è tutto vero. Ed è difficile. Oh, ma dai. Non ho neanche studiato. Per fortuna non ho bisogno di studiare. Posso usare il mio telefono, lo metterò nel mio astuccio. Avrò tutte le risposte a portata di mano. Questa non la sapevo. Sarà facilissimo. Buona fortuna, David. Non ce la farò mai. Immagino che sarà un'altra F, a meno che... Mi è venuta un'idea. Devo solo fare qualche modifica alla mia penna e inizierò smontandola. Devo rimuovere l'impugnatura e... Ecco fatto. Ora posizionerò una striscia di carta sulla penna dove ci saranno tutte le risposte. Poi rimetterò l'impugnatura, farò in modo che copra il foglio con le risposte, così è perfetta. Ora non avrò problemi. Interessante. E l'insegnante non ne ha la minima idea. Devo solo far girare la penna e ho tutte le risposte. Ecco che stavo cercando. Farò meglio a sbrigarmi. Che succede qui? Gran bel test, uno dei migliori, eh? Davvero impegnativo. Oh, la puff! Meglio cambiare l'immagine del telefono. Stavo cercando una penna. Ok. Meno male, ci è mancato poco. Hai ragione. Fortunatamente non sospetta di nulla. Sarà il nostro segreto. E dico a mio papà di comprarmi lo yacht. Oh, guarda lì che scarpe! Che colore, guarda! Sì, carine. Carine, sono spettacolari, devo averle subito. Consegna. Eccovi qui finalmente. Wow, certo ti stanno benissimo. Oh sì, e mi danno un tocco di classe. Già, magari avessi anch'io delle scarpe così. Queste le porto da 2 anni, ma non posso permettermi altro. Guarda quella custodia.
Sono forse veri cristalli. Devo averla. Fatto e fatto. È incredibile. Guarda qui. Questo vestito, che spettacolo. È il mio colore preferito. Già, un vero sogno. Sogno? Per me è realtà. Ta-da! Come mi dona. Adesso devo andare. Ci vediamo? Sì, ciao. Oh, guarda che carino quello zaino. È adorabile. E in effetti me ne servirebbe uno nuovo. Ma ce li ho i soldi? C'è nessuno? Oh, che tristezza, sono al verde. Ok, tesoro, ecco tutto il materiale per la scuola. Passa una bella giornata, fai la brava. Lo farò. Oh no, mi si è rotta la busta, mi è caduto tutto. Oh no, tesoro. Ok, non ti preoccupare, sistemo io. Vediamo, ci sarà qualcosa che posso usare in giro. Mi metto all'opera per trovare la soluzione. Tada, uno zaino nuovo di zecca per te. Wow, è bellissimo! Ok, vado a scuola, ci vediamo quando torno a casa. Ok, signorina, quale zaino vorresti per la scuola oggi? No, quello no, noioso e non è più alla moda. Bene, questo piccolo viola o questo dorato? Sì, oggi voglio usare questo. Ottima scelta, signorina Emma, ecco qua, sono sicura che passerà una bellissima giornata. Fiu, per fortuna ho finito! Mamma, mamma, guarda! A scuola daranno una festa! Wow, sarà divertentissima! Ma mi servirà qualcosa da mettere, vero? Ottima idea! Credo che qui ci sia qualcosa che possiamo usare. Vediamo un po'. Qualcosa di blu. Sembra una vecchia camicia. Beh, mettitela. Ok, mi sta bene. Dai, è già qualcosa. Ma bisogna dargli una sistemata. Certo! Aspetta, provo ad aspirare le ragnatele con l'aspirapolvere. Ok, funziona alla grande. Ora girati così posso fare la parte dietro. Giusto un altro po' e... Oddio! Spegnila! Ehi, aspetta un secondo, mi è venuta un'ottima idea. Tieni l'elastico, proviamo. Oh, ho capito! Metto l'elastico sull'aspirapolvere così. E ora con il risucchio le faccio i codini. Ecco, faccio scivolare l'elastico, perfetto! Ma è stato così facile fare le trecce! E vai, sono pronta per la festa! Grazie mille per il tuo aiuto, mamma, sei la migliore! Divertiti! Oh, aspetta, ti stai dimenticando l'invito! Ciao a tutti, sono arrivata! Huh? Anya ha i codini! E anche Betty! E persino Liam! Io non seguo la moda! Io la moda la lancio! Ehi, tu sei la mia stilista, quindi mi serve che tu risolva il mio problema con i capelli. Ok, ci vediamo alla festa. Grazie a Dio sei qui, hanno tutti i codini. Oddio, è vero, non va bene. Non preoccuparti però, ho la soluzione a tutto ciò. Ti leggo i capelli così. Ripeto altre due volte e poi passo all'altro lato. Perfetto, sta venendo benissimo. Ma non ho ancora finito, serve un po' di luccichio. Ti metto delle gemme sui capelli. Ottimo, finalmente posso godermi la festa. Ah, non ci credo. Guardate Emma, è bellissima. Liam, dico davvero, guardala. Wow. Bellissimo l'outfit di Emma. Chissà se posso farli anche io così. Magari con queste caramelle. Do una leccatina e... È caduta, mannaggia. Mi sa che non funziona. Ma dove ho messo il... Ah, un topo! Che cosa? Un topo in casa? Oh mio Dio! Oh, ecco la mia maglietta! Oh, quello stupido topo l'ha rovinata! Ora ha un enorme buco! Mamma! Tesoro, stai bene! Il topo ti ha spaventata! No, ma ha rovinato la mia maglietta rossa preferita! Oddio, questo buco è davvero grande! Forse posso creare qualcosa di interessante! Bene, abbiamo un grosso buco da far sparire! Ci siamo! Ho appena tagliato via tutto ed è sparito! Ora ho il resto della maglia con cui lavorare, devo fare altri tagli però! Non preoccuparti, andrà tutto bene! Voglio tagliare il colletto e rimuovere anche quello, bene! Ora taglio la parte centrale della maglietta! Ma dalla parte davanti, non dietro! Piego i bordi nella parte superiore e cucio una balza!
Non preoccuparti, è davvero facile da cucire. Devi fare delle pieghette e farci passare il filo. Fatto! Ora fai un nodo da davanti e otterrai un top corto carinissimo. Wow, mamma, mi hai davvero stupita con questa creazione. Quanto mi piace, grazie. Oh, giusto un'altra cosa, non voglio tu senta freddo. Aspetta. Mamma, anche questo foulard ha un grosso buco. Stupidi topi. Impossibile sbarazzarcene, vero? Cos'era il topo? Eccolo! Oh no, mi sono buttata il gelato sulla camicetta! Ah, può andare peggio di così questa giornata, ora devo cambiarmi. Vediamo, non mi va di mettermi questi top. Cos'altro potrei mettermi? Oh, per fortuna ci sei tu, ottimo! Mi serve il tuo aiuto, oddio, questa è una situazione di emergenza! Vediamo cosa c'è qui. Oh, che dire di questa camicia in seta con stampe? Oh sì, mi piace! Ehi, non mi hai presa! Ups, volevo vestire te, non la sedia. Comunque ho qualcos'altro che può funzionare. Oh, non sono più una bidella! Che bella che sono! Scusami! Ma non ti preoccupare, ho un vestito elegantissimo. E se stavolta me lo mettessi da sola? Ecco qua, niente più sedie o bidelle eleganti. Tieni, direi che copre il costo del vestito. Grazie, alla prossima. Phew, che giornata, non è per niente capace a lanciare vestiti. Ma ora va meglio, è ora di andare in classe. Ecco qua, ho finito di appendere la decorazione con palloncini. Ok, do un'occhiata al frigo, vediamo, mi pare di essermi lasciata un passo speciale. Ah, eccolo, per fortuna ci ho messo un'etichetta. E ora una candelina. Buon compleanno, Annie! Cos'è? Che succede? Una festa a sorpresa solo per me! Certo, buon compleanno! E ora esprimi un desiderio! Sì, non vedo l'ora di mangiare il cavolo del mio compleanno! Stacco una foglia, ecco qui! Buonissimo, è fresco! Ne voglio ancora! Buon compleanno, tesoro, sono contenta, ti piace il tuo cavolo! Oh, e per me? Puoi darmene un po'? Wow! Guarda cosa c'è al centro del cavolo! Una caramella tutta per me, il compleanno più bello del mondo! È all'arancia! So che è il tuo gusto preferito! Sì, è vero, ma la cosa più bella è condividerla con te! E l'ultima decorazione è fatta! Vediamo, non lo so, le piacerà? Buon compleanno, Emma! Ecco la tua torta! Che cosa? Non mi piace questa torta, non è affatto quella che volevo! No, puoi farne una migliore. Vediamo cosa posso fare. Forse posso semplicemente metterci sopra qualche decorazione. Ecco, fatto, è venuta benissimo. È totalmente diversa, spero le piaccia. Un cupcake sulla mia torta, lo adoro. Aia, il mio dente. Mamma, perché mi hai fatto questo? Oddio, no. Ci sarà qualcos'altro che possiamo fare? Oh, giusto, lei adora la frutta fresca. Sicuramente c'è qualcosa che puoi fare con questa frutta. Sì, certo, dopotutto sono un pasticcere e lavoro spesso con la frutta. Ecco, questi tagliabiscotti mi daranno una mano. Li userò sulle fette di frutta. Aggiungeranno un tocco in più. Chi vuole della frutta noiosa quando si possono avere stelle e fiori? Ora che sono ben tagliati è il momento di decorare la torta. Per fortuna sulla torta c'è abbastanza spazio per tutte le fette di frutta. E la torta è pronta. Ecco, che te ne pare? Bravo, è un vero e proprio capolavoro. Buon compleanno, Emma. Ecco la tua torta. Oh wow, amo le torte e la frutta fresca. È buonissima. Beh, solo il meglio per la mia amata festeggiata. Buon compleanno. Ok, sono pronta per andare a scuola. Ehi, quelle sono le mie matite! Oh no, sono tutte rotte! Non ci credo, come faccio a tenerle in ordine? Ah, ecco su cosa ero inciampata, ups! Meglio tirar fuori i miei pennarelli. Questi dovrebbero essere sufficienti per farmi passare la giornata. Ora i miei taccuini, cartelle e raccoglitori. Forse posso rimetterle qui dentro. Oddio, poverina!
Forse è meglio se le do una mano. Ehi, Annie, ecco, per la scuola. Per me, davvero. Oh, wow, grazie mille, Emma. Ma figurati. Wow, fantastico questo materiale per la scuola. Mi è venuta un'ottima idea. Prendo gli elastici e li metto sulla copertina del raccoglitore. E ora questi elastici manterranno le mie scorte a posto. Guarda, posso anche mettere cose nella parte interna. Wow, è molto capiente. E ora tutte le mie cose sono organizzate al sicuro. Ottimo lavoro, Annie. Grazie, ma senza di te non avrei potuto farlo. Immagino sia ora di iniziare la lezione. Grazie ancora, Emma. Un altro giorno, un altro dollaro. Non posso fare entrare chiunque. Fermo lì. Sai chi sono, vero? Mio padre lo verrà a sapere e non sarà felice. Ok. Thank you. Sono solo spiccioli. Li lascio lì. Cioè, e orecchie. Quella guardia mi fa una paura. Mi mette troppa ansia. Ok, buttiamoci. Posso farcela. Non devo agitarmi. Ferma. Quella cosa è sicura? Lo sapevo. No, non puoi entrare. Vattene, sei povera. Non c'è bisogno di essere cattivi. Ma che... Oh, che male. Su cosa sono scivolata? Saranno mica... Wow, sono diamanti. Noti qualcosa di diverso? Forse un po' di scintillio? Allora posso entrare? È lo scanner a decidere. Ho una buona sensazione. Oh, dice ricca. Non capisco. Lo scanner non mente, va pure. Davvero? Era ovvio. È meglio che mi prepari. Avrò bisogno dei miei libri. Chissà che faremo oggi. Spero qualcosa di interessante. Bene, sono in orario. Il jet si è dovuto fermare per fare rifornimento. Possiamo fare presto? Ho un invito a cena. Wow, guarda quel quaderno! Lo so, è speciale, ma aspetta di vedere questo. No, pazzesco! E guarda il telefono. Non riesco a crederci! Voglio toccarlo! Scordatelo! Forte, eh? Mi sento in vena di cupcake. Lo aggiungerò al mio quaderno. Sembra incredibile. Invidia, ti capisco. Il mio quaderno è così noioso. Non riesco mai ad avere cose belle. La vita è così ingiusta. Un attimo. So cosa fare. Inizierò ritagliando queste immagini. Mi sta venendo fame. Ok, questo è l'ultimo. Ma c'è ancora una cosa da fare. Sapevo che avrei dovuto seguire la ricetta. In arrivo, non badate a me. Devo solo trovare la cosa giusta. Ah, eccola. No, non il croissant, questo foglio di carta forno. Pianino, non posso farmi beccare, è il crimine perfetto. Solo un altro po'. Ho tagliato la carta da forno in quadrati, ora ci metto sopra i disegni e poi li copro con il nastro adesivo. Voglio che sia bello liscio, non posso avere pieghe. Adesso tagliamo via l'eccesso facendo con calma, basta seguire il contorno. Sembra buono. Tiro via la carta forno e riattacco il mio quaderno. Sta bene, no? Farò lo stesso con gli altri. Ora sì che si ragiona. Non dimentichiamo la pizza. Ehi, Alex, guarda qui. Cosa? I colori, le immagini. Wow, l'adoro! Speravo che lo dicessi. Cos'è questa sbobba? Salve, prendo una ciotola di... e quello. Sono andata a scuola di cucina per questo? Non so neanche che sia. Io la chiamo roba verde. Ecco a te. È un po' viscida. Aspetta. Faccia con calma. Mica si stacca. Chi ha bisogno di una ciotola? Ecco, buon appetito. Guardate qui, cibo gratis. Non esiste che io mangi quella roba. Ordinerò qualcosa. Sembra buono. I grumi sono il pezzo forte. Gnam, non vedo l'ora. Che schifo, come fa a mangiarla? Maggiordomo?
Ah, molto meglio, grazie. Preferisco le belle cose della vita. E non c'è niente di meglio del sushi. Ha un aspetto delizioso, l'acquolina. Aspetta, cos'è questo ronzio? È una mosca sul mio sushi! Che faccio? È rovinato! Sto per vomitare! Boh! Dai, per così poco, è soltanto una mosca! Ehi, Alex, posso mangiarlo io? Accomodati! Ah, rimettiti! Levati su! Che lusso! È così bello! Non posso credere che mi facciano sedere sul pavimento, è impossibile studiare così. Piovono soldi, che succede? E poi mi hanno regalato un diamante, uno, ti rendi conto? La lezione comincia? Oh, giusto in tempo. Ah, devo andare, ne parliamo dopo, ok? Dove vai? Fermo lì! Qual è il problema? Fatti vedere. Non ho tempo per questo. Proprio come pensavo, non indossi una camicia. Lo vedremo. Papino, manda elicottero. Adesso. Ma che... È la fine del mondo, salvatevi. Oh, una consegna speciale solo per me. Grazie, ragazzi. È quello che mi serviva. Mettiamocelo. Dovrebbe funzionare, lo sistemo per bene... Stiloso come sempre. Si va in scena. Ora posso entrare in classe? Aspetta. Ah, molto meglio. Adesso soddisfi i requisiti. Scusa per l'inconveniente. Grazie. Che faccio? Forse posso nascondere la maglietta. Alto là, devo vedere il tuo abbigliamento. Resta ferma. Mi piace questo gioco. Smettila! Ora basta! Ta-da! Bel tentativo! Voglio solo andare in classe! Aspetta, ho un'idea! Taglio un foglio di carta in questo modo, poi me lo avvolgo intorno al collo e... Ecco un bel colletto! Riproviamo! Wow, niente male! Mi piace quel colletto! Sì, entra pure! Grazie! Guarda qui, Alex! Bello, vero? Preferisco la seta italiana alla carta. Ma io faccio le mie regole, non porto questa roba. Via. Sul serio? È meglio che prenda dei fogli per la lezione. Oh, giusto. Credo che dovrò usare questo. Alla moda è pratico, scommetto che la tua camicia non può farlo. Oh, è dura, c'è troppo da imparare. Non me ne parlare, non ci capisco niente. Non ha alcun senso, vero? Ho appunti ovunque. Devo organizzarmi meglio. Vediamo che posso fare. Ma che fai? Ecco che ci vuole. Ah? Che cos'è? Guarda qui. Metto il foglio e giro la manovella. Guarda qui come l'ha distrutto. Facile e veloce. Wow, è incredibile! Voglio avere anch'io un distruggi documenti! Aspetta, ce l'ho anch'io! E fai il suo lavoro altrettanto bene! È una bella sensazione! Finito! Però il banco è in disordine. C'è ancora una montagna di carta. Interessante! Ehi, qualcuno ha lasciato qui una bibita e ce n'è ancora un po'! Sto sognando! Me la voglio gustare! Oh sì, ci voleva proprio! Ah, è così divertente! Caspita, ho un sacco di snack! Non posso mangiarli e tenere in mano il telefono, lo metto qui! No, oh, andiamo! Serve aiuto? No, tranquilla! Sicuro? Non riesco a guardare! Aspetta, idea! Basta piegare la lattina! Prova questa! Wow, incredibile! È perfetta! Sei un genio, patatine? Festa da me stasera. Sarà esplosiva. Ciao, ragazze! Muoviti, perdente. Non mi avranno vista.
Dove sono i miei occhiali? Ciao, qualcuno può aiutarmi? Cos'è quella luce? È tuo questo? Aspetta. Lo prendi o cosa? Non posso credere di averlo tenuto in mano. Devo igienizzarmi le mani. Ora va meglio. Ehi ragazzi! Ellie, facciamo una foto, sorridi! Ah, voi ragazzi siete i migliori. Che succede? Un elicottero? Chi è? Grazie per il passaggio. Mi piace fare un ingresso trionfante. È dura essere così ricchi. Questa lezione è così noiosa. Ehi, fate attenzione! Faremo un test di matematica. Conto solo i soldi, non sto dando fastidio. Come vuole, sono impegnata. Spero di passare, ho studiato così tanto. Non dovete parlare. Ecco i fogli di prova. Ecco qui. Io ho delle persone che mi fanno gli esami. Oh, questo mi piace! Che belli i soldi! Oh, sono passata! Grazie! Grazie a te per la nuova macchina! Io esco! Com'è difficile, ma ci sono riuscita! Finito! Ne è valsa assolutamente la pena! Tu, insegnante, puoi prendere questo? Grazie! Che perdita di tempo. Ok, ho valutato i vostri test. Sono impressionata da te, Essie. Un 8 più, sì. Grazie. Un 6? Come? Kay, ma per che cosa ti pago? Non so che dire. Ah, non va affatto bene. Pronto? Papà, ho bisogno di un nuovo secchione. Ok, metto questi nel mio armadietto. Devo prendere un lucchetto. Ah? Una stanza segreta. Non l'ho mai notata prima. Beh, tanto vale dare un'occhiata in giro. Wow, com'è spaziosa! Sembra accogliente! Finalmente ho un posto dove leggere e studiare. Wow, non lo sapevo. Devo venire più spesso qui. Ciao, Ellie! Oh, perché? Di certo non parlo con Justin. Non ci capisco niente di tutto questo. Mi serve un po' di tempo per me. Per fortuna ho un posto esclusivo dove andare. E serve una carta d'oro per entrare. Ora va molto meglio. Ah, il mio posto felice. È ora di divertirsi. Oh, sembra interessante. Wow, è così realistico. Che giornataccia, devo rilassarmi. Ed ecco gli ultimi sistemi di sicurezza. Non si può mai essere troppo attenti. Oh, finalmente sei qui. Siediti. Odio quando i dipendenti mi parlano. Voglio essere coccolata. Ok, applicherò una maschera per il viso. È la migliore di tutte. È fatta d'oro. La tua pelle sembrerà come nuova. Il che è comprensibile, visto il costo. Ecco qui. Amo il mio lavoro. Perché sei ancora qui? Ah, questa sì che è vita. Non so cosa mangiare, c'è così tanto tra cui scegliere. Ma papà, voglio un unicorno. Ehi, qua giù. Te la prenderò subito. Mi raccomando. Ecco qui. Buon appetito. Ah, perché devo stare accanto a lei? Oh no, non l'hai fatto. Cameriera? Grazie. È tutto così povero. Oh, questo è perfetto. Il suo pasto, signorina. Ho gusti costosi. Delizioso, non è per tutti. Che cosa? Ehi tu, qua giù! I vostri soldi, signorina. Buonissimi. Cosa? Non ci credo. Oh,
d'oro. Buonissimo. Sono entrambe ridicole. Sono così affamata, ho bisogno di qualcosa da mangiare. Ma cosa? Non c'è molto tra cui scegliere, accidenti. Ma so cosa fare. Questo colore mi sta bene. Che la caccia abbia inizio. Buoni e succosi. Immagino che questo sia simile al fast food. Facilissimo. Che meraviglia. Amo i ragni. Cosa? Oh, giusto, mi ero dimenticata di queste due. Devo trovare un nuovo lavoro. Cos'è stato? Ah, che bel sonno. È ora di prepararsi. Niente acqua. Come farò a lavarmi? Almeno posso lavarmi i denti. Chi ha bisogno di uno spazzolino? Un po' di menta fresca. Ok. Dovrà andare. Cosa dovrei indossare? Ok, questa è carina. Beh, dovrà andare. No, no, quello yacht è troppo piccolo. Alzati e risplendi. Oh, giusto. Immagino che dovrò essere creativa. Wow, sono brava! Ehi, svegliati! Yuhu! Lo so io! Non sarai in grado di resistere a questo! Oro, che sogno meraviglioso! Ottimo lavoro come al solito! Sto solo facendo il mio lavoro! Addio! Oh, già mattina! Dov'è la mia truccatrice? Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare per lei? Devo essere bellissima, ho bisogno che tu mi trucchi. Ti costerà? Dove sono i soldi? Bene. Prendi. Sul serio? Non esiste. Devo fare tutto da sola. Che noia. Ok, penso che siamo pronti per cominciare. Ehi, fingete interesse almeno! La nostra prima diplomata è Cheryl! Ah, i miei fan adoranti! Ti stai diplomando solo perché tuo padre ci ha comprato una piscina? Congratulazioni! Perché mi stai toccando? Che schifo! Non mi sto divertendo, me ne vado! Un applauso per Cheryl! E ora Ellie! Assicurati che il fotografo prenda il mio lato migliore. Ecco il tuo diploma. Sì, ce l'ho fatta! Assolutamente! Facciamo un selfie? Oh, che carino! Ok, scendi dal palco. Infine abbiamo Essie! Sono così felice! Woohoo! Ecco il diploma. Solo? Mi sono ripromesso di non piangere. Oh, vieni qui! Ok, ricomponiti, Kevin. Ti meriti questo, Essie! Wow! Una borsa di studio! Sì! Brava, Essie! Questo è il giorno più bello di sempre! Ehi là! Dici a me, scusa? Sì, ciao! Hai sete, forse? Oh, sì, grazie! Oh, non è quello che intendevo! Ma sempre di acqua si tratta! Doccia gratis, eh?
da morire dal ridere. Prenderò un'altra bottiglia. Stai attenta là! Oh, stupida buccia di banana! Oh, ma che cos'è tutta questa immondizia? Sono povera! Da quale comincio? Chissà quanto è buono questo! Meraviglia! Così cioccolatoso! Ma che stai facendo? Oddio! Stavo sognando, mi sa! Forse ti farebbe bene una di queste? Tieni! Grazie! Oh, che schifo! Ma che cos'è, zuppa? È caldissima, bollente! Ci credo che fa così schifo! Ho trovato! La bibita è troppo calda? Versala in un bicchiere e mettici dentro un bastoncino da ghiacciolo così. Una volta congelata, tira fuori tutto. Wow! Adesso è una bella bibita ghiacciata! Persino più buona del solito. Capelli a posto, si va a scuola. Dove ho messo i libri? Serve sempre così tanta roba. Dimentico qualcosa? Dove sono le penne? Eppure le ho viste qui in giro. Oddio! Ridammi l'astuccio, stupido topo! Serve più a me che a te, ok? Non ci posso credere! Ah! Una vecchia confezione di patatine! Forse questa può andare. Con un po' di colla lungo i lati, così. Fai poi zig zag. E rovescia la confezione. Mettiamo la colla sulla parte in fondo, così. Non dimentichiamo la parte centrale. Una fantasia a quadri ci starà bene, sì. Eccoci. Adesso rivoltiamo tutto quanto. E incolliamo il coperchio. E aggiungiamo una bella zip. Visto che astuccio! Wow! Certo che ci so fare col fai da te! Non voglio fare tardi! Ottima! A chi tocca adesso? Ciao! Fa un bel sorriso, bravissima! Cheese! Mai sentito parlare dei dentisti? Cosa? Fanno davvero schifo! Tornate bianchi! Qualcuno mi spiega che succede? Che imbarazzo! Ehi, forse ho un'idea! Ritagliamo un rettangolo di carta cerata così. Poi mettiamoci del dentifricio. Proprio niente male! Spargiamo un po' di bicarbonato. E fatto ciò, spalmiamo tutto col dito. Pronta all'uso! Applichiamola bene sui denti. E adesso aspettiamo un po'. Dopo circa 20 minuti rimuoviamo tutto. E guarda che sorriso! Bel lavoro! Fai un bel sorrisone adesso! Un attimo, ma oggi è il compleanno di Ava! Come ho fatto a scordarmelo? Dovrei avere un regalo per lei da qualche parte, no! Questo è... Nah! Un pallone da spiaggia, no! Ma certo, il Pluriball! Tutti adorano questo coso! E posso farci tantissime cose! Tipo... Ci sono! Ritagliamo un quadratino... E coloriamolo con precisione in alto. Bisogna essere il più precisi possibile. Da qui in poi coloriamo tutto. Non è carinissimo? Ehi! Ciao! Buon compleanno! Ti ho fatto qualcosa di speciale? Ma grazie! Quanto è divertente! Ci posso giocare per ore ed ore.
Sono contenta ti sia piaciuto. Adoro la mia amica. Oh, ecco la mia canzone. Che bel sole oggi, eh? Che leggi? Sembra roba costosa. Qualcuno ha voglia di gioielli, eh? Torno subito. Salve, per caso ha qualcosa di simile? È il suo giorno fortunato. Che ne pensa? Non so se posso permettermelo. E questo? Sembra persino più costoso. Allora questo, forse? Aiuto, che posso fare, ragazzi? Ma certo! Prendiamo un pennarello e con la penna per colla creiamo un bel design. Continuiamo facendo in modo che giri tutto intorno. Quando è asciutto, via il pennarello. Wow! Che c'è? Scegli una mano. Questa. Ok, questa. Ta-da! È per me! Grazie, è così originale! Un vero anello tutto per me. Di questo non ho più bisogno. Lo adoro, grazie! Detesto farmi la manicure da sola. Ma una vera non posso permettermela. E questo che cos'è? Super sconto! Fa proprio al caso mio! Ciao, posso aiutarti? Vedi un po' tu? Che mostruosità! Ti costerà un bel po', temo. Quale preferisci? Questi prezzi sono osceni! Purtroppo io non ho altro. Guarda che bella banconota! Ho capito. Devi accontentarti. Ci sto! Prima sistemiamo la carta cerata così. Facciamo un cerchio con la colla. E poi mettiamo sopra un altro foglio in questo modo. Passa il ferro da stiro adesso. Solleviamo il foglio. Ricalchiamo una mano sulla colla. Proprio tutta, eh? E guarda come si vedono bene le unghie. Mettiamo lo smalto sulle unghie adesso. Il rosso è sempre la scelta vincente. Via le unghie dal foglio. Ed eccole qui al loro posto. Visto? Incredibile! Ma certo, sono un artista io. Sì, dobbiamo chiudere quell'affare. Oh, ciao tesoro, papà è venuto a prenderti. Come sei carina. Oh, ciao, io, il tuo bambino è povero. Oh, l'angioletto della mamma. Come stai? Accidenti, non piangere. Adesso la tua mamma è qui. Andrà tutto bene. Un bambino povero e uno ricco. Immagino che sia ora di farli crescere. Devo solo aggiungere qualche altro anno. Ecco qui, molto meglio. Chissà come stanno adesso. So cosa dovrei fare, mandarli a scuola. Questa scuola è molto bella. Penso che sarà divertente. Oh, che numero fortunato. Dopo di te, Lizzie, sembra proprio che questa sia la nostra stanza. Oh, accidenti, che schifo! Guarda, questo posto è un casino. Aspetta, è ancora peggio, deve essere proprio demolita. No, 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 non posso farci vivere in un posto simile. È tutto ok. Io non posso credere che a lui stia bene. Sarà perché è povero. Guarda, c'è una scopa. Credo che possiamo pulire questo postaccio. In realtà è facile liberarsi delle ragnatele. C'è anche tanta spazzatura. Non sarà difficile liberarsene. Oh, fammi togliere questi giornali dalle pareti. Ecco, già va meglio. E via dentro il cestino della spazzatura. Ma come mai c'è della corda in giro? Bene, è ora di creare un letto. Ah, questo sì che è accogliente. Oh, Lizzie, guarda che c'è molto spazio se vuoi condividere con me. Sì, beh, no, grazie, pulirò il mio letto tutto da sola. Pronto? Sì, ho bisogno di te per aggiustare delle cose. Salve, signorina, sono della ditta di pulizia che ha richiesto. Aspetta un attimo, assomiglia tanto a Liam. Comunque sì, ho bisogno che tu pulisca tutta questa zona. Posso farlo, nessun problema.
Non mi convince molto. Ma basta che faccia il suo lavoro. Sembra proprio che bisogna raccogliere la spazzatura. Oh! Mi scusi, signorina, ma io ho finito con le pulizie. Oh, bene, i soldi, non capisco perché tutti li pretendano. Ma fa niente, ecco qua, per aver pulito. Oh, ne vuoi ancora? Ok, va bene. Eccoti qua, dovrebbero bastare, credo. Ora per favore vai via, devo fare una telefonata. Sì, mettetela laggiù, per favore. Oh, adesso andate via. Oh, hai finito il tuo lato. Non male. Qual è il vostro miglior trucchetto per la scuola? Ditecelo nei commenti. Condividete il video con gli amici e iscrivetevi al canale per altri contenuti fantastici come questo qui. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. La scuola non è per nulla semplice. Ecco perché abbiamo ideato questi trucchetti per facilitare le tue giornate in classe. Qual è il tuo preferito? Scrivilo nei commenti. Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri fantastici video come questo qui.